Certo, un Elvis, cioè se ti dici Elvis lo sanno tutti. Chuck Berry, sì. Chuck Berry secondo me uno su 10, come te lo dice, gli altri spiega. Magari ascoltano la canzone, la riconosco, esatto, però che a Chuck Berry la vedo dura. Quello è probabile, quello è molto probabile. Infatti, allora, Francesco, ci racconti un attimino un po' il contesto storico in cui nasce Chuck Berry, la musica di Chuck Berry? Perché è così importante Chuck Berry? Diciamocelo. Beh, è importante perché alla fine, diciamo, musicalmente tutti gli elementi del rock and roll già esistevano sostanzialmente, però ecco, con Chuck Berry arrivano ad una sintesi nuova, perché poi Chuck Berry è praticamente il primo cantautore rock and roll, perché anche se uno magari si fa un giro su Wikipedia viene indicato come cantautore, no? Però la cosa interessante del rock and roll è che alla fine, io credo che per capire questo genere, questa sintesi, bisogna comunque un attimino riferirsi a quello che sta e quella che era l'America degli anni 50, gli anni 40, perché altrimenti magari, sai, può apparire semplicemente come una novità così chiassosa dei giovinastri e fine a se stessi. In realtà, poi, anche questa parola, no, rock and roll, si discute molto su questa parola. Addirittura c'è qualcuno che fa risalire questa parola intorno al XVII-XVIII secolo, addirittura con i marinai che indicavano, sai, il movimento della nave sbattuta dalla tempesta nel mare, quindi questo scuotersi della nave in mezzo alla tempesta. E questa un po' metaforicamente la dice lunga, no? Sul rock and roll come genere, cioè questo fatto che questa musica comunque scuoteva le coscienze degli americani in un momento molto particolare. Cioè, gli anni 50, lo abbiamo anche visto attraverso i film, sono gli anni 50 del maccartismo, quindi la paura del comunista, la paura della bomba. È interessante, ad esempio, quello che diceva Jeff Nuttall, questo critico inglese, che praticamente la bomba atomica, cioè il 45 è l'anno zero, la paura della bomba atomica ha creato veramente uno scenario psicologico nuovo, cioè i giovani, la generazione che non aveva vissuto la guerra, ma che comunque si avvia verso gli anni 50 e 60 con la paura della bomba, ha sviluppato comunque una psicologia completamente diversa rispetto ai genitori. E quindi che cosa cerca? Cerca, di vivere non più pensando al futuro, perché per loro il futuro non esiste. Non esiste il futuro perché c'è la paura della bomba sullo sfondo. Io ricordo negli anni 80 di aver visto una sorta di documentario, si chiamava The Atomic Café, e c'era proprio questa immagine di questi bambini che pensavano semplicemente a come fare per mettersi nei bunker per difendersi. Quindi per loro il futuro non esisteva, e quindi ovviamente si viveva l'istante, si viveva l'attimo. E allora la musica non poteva essere più quella dei genitori, non poteva essere più quella, non lo so, creata dai grandi parolieri dell'epoca, questa musica melensa dei crooner, ma doveva essere una musica rapida, veloce, e doveva essere legata al ballo. Cioè, la cosa importante è che il rock and roll è una musica che nasce per essere ballata. Perché praticamente i giovani vogliono liberare il corpo, e quindi vogliono liberare gli istinti, perché adesso loro vivono nel presente. Allora, questo rock and roll, che è la musica, quindi, che poi sostanzialmente rock and roll, se uno volesse utilizzare un sinonimo, potremmo dire rock and roll uguale sesso, cioè il rock and roll è sesso sostanzialmente. Quindi ti lascio immaginare un attimino in questa America degli anni 50, con questi ragazzi repressi, no, dal maccartismo e dai genitori, che si liberano attraverso questa musica, che poi è una sintesi insolita sostanzialmente, perché da una parte c'è il rhythm and blues, e quindi il blues ritmato, no, vicino al jump blues dei neri. Dall'altro c'è tutto un altro scenario, il country western, quindi tutto un altro scenario, i bianchi poveri. Sono però due musiche che hanno un retroterra, diremmo folk, nel senso che i testi, sia da una parte che dall'altra, parlavano di una realtà concreta, ecco. E allora, quello che fa Chuck Berry è proprio questo: mettere insieme, ovviamente lui non è il primo a suonare rock and roll, non è il primo. Magari il Rocket 88 di Ike Di Turner darle. è sicuramente uno dei primi pezzi rock and roll, siamo nel 51, però la novità di Chuck Berry è quella di aver creato un suono di chitarra particolare, perché i riff di Chuck Berry, che poi, vabbè, magari uno potrebbe pensare
ai jingle pubblicitari, no? I riff di Chuck Berry sono un po' come un jingle che richiama all'ordine. Io non sto dicendo che questa è musica pubblicitaria, no, sto dicendo che il riff suona proprio come Chiaro, chiaro. una chiamata alle armi, una chiamata alle armi. E una cosa carina, che volevo dire, è che praticamente molti si sono chiesti, no, perché proprio negli anni 50 nasce questa esigenza di suonare una musica del genere? Beh, perché a un certo punto, sostanzialmente, i giovani devono reagire, no, a questa società oppressiva e devono reagire in maniera violenta. Questo lo ricordava un grandissimo, diciamo, dell'epoca, che ha parlato del medium e del messaggio. Marshall McLuhan diceva proprio questo, proprio anche riferendosi al rock and roll, cioè che quando una società è forte, la società, diciamo, che si oppone ad essa deve reagire ovviamente in maniera violenta. Oggi per noi ascoltare un pezzo di Chuck Berry magari è banale, perché ovviamente noi siamo passati attraverso tutta una fase di distruzione e decostruzione del rock. Però all'epoca un pezzo come Maybelline, un pezzo come Johnny B. Goode suonava veramente come qualcosa di radicale. Quindi ed ebbe questo peso perché comunque nel frattempo, e non dobbiamo dimenticarlo, si era creato un mercato, no, dei giovani, cioè i giovani spendevano dei soldini, avevano più denaro in tasca dei loro genitori, e quindi ovviamente le case discografiche si fiondano. Quindi vabbè, non è nemmeno vera, diciamo, la favoletta che il rock and roll nasce come una rivoluzione radicale. No, no, ovviamente c'è l'industria discografica che è pronta a riempire uno spazio. Poi la bravura di Chuck Berry, poi lo vediamo dopo, sta nella sua grandezza di compositore e di paroliere. Su questo non ci piove. Penso Allora, che. Francesco, innanzitutto, vabbè, molto esaustivo, perfetto, cioè, penso ci sia poco da ridire, nel senso, io sono totalmente d'accordo. Pure tu, Federico, immagino che chiaramente. 99%. Cioè, chiaramente, quello è. Chiaramente, vabbè, Su un questa livello è una. storico, chiaramente sono completamente d'accordo sull'idea della nascita della seconda generazione, prima generazione post-bomba, quasi diciamo così. Perché poi noi non ci dimentichiamo che comunque questi l'hanno vista la bomba da pochi anni, cioè erano scoppiati Hiroshima, Nagasaki, quindi avevano idea, oltre a sentirsi la nazione più potente dell'universo. Però si sta parlando di una fascia d'età dai 40 ai 70 anni, cioè questa America che in realtà deflagra, distrugge una nazione utilizzando l'arma più schifosa che l'uomo abbia mai inventato, forse almeno all'epoca. E quindi sì, è chiaro che poi la voglia di ribellione, la voglia di andare contro a questa eleganza, a questa formalità, è chiara, è piena zeppa, ha ragione. L'unica cosa è che io sono dell'idea, ha ragione, la casa discografica ci si è buttata subito addosso e nel giro di un paio d'anni l'ha consumato quasi il rock and roll. Però quello che ci tengo a dire, perché sennò sembra che non esca, è che si è detto che lui era un grande, il rock and roll in realtà nasce da solo, è che le case discografiche nel giro di un anno lo prendono. Però il rock and roll nasce davvero come rivoluzione intesa, che le suonavano davvero i ragazzi a giro nelle scuole, come si vede davvero in Happy Days, quelle cazzate che però c'è, quei localini dove suonavano il rock and roll all'inizio, quindi era una cosa molto giovanile. Che poi la casa discografica, chiaramente, come sappiamo, diciamo che dal dopoguerra le case discografiche hanno iniziato a picchiare sul serio, e quindi qualunque genere musicale, che a meno che non sia veramente indipendente e quasi inascoltabile per la maggior parte della gente, nonostante ci siano le case discografiche dietro, anche lì, secondo me, qualunque genere musicale, comunque poi. Sempre stato dell'idea che il gruppo che vende, specialmente, non tanto il movimento, ma il gruppo che vende non lo decide mai il pubblico, mai. Cioè, secondo me lo decide sempre la casa discografica, perché se la casa discografica nel 1956 decide che ti devi passare Elvis 10 ore e Chuck Berry un'ora, è chiaro che decide cosa far vendere di più, comunque, cioè cosa far rimanere anche nell'immaginario collettivo. E quindi è chiaro che Chuck Berry, a differenza per esempio di altri cantautori rock and roll neri, è anche più ricordato, fortuna sua, perché viene ricordato spesso da tutti, da Jimmy Page a Keith Richards, a tutti. E nonostante magari anche uno dei chitarristi preferiti di Jimmy Page, che è un altro chitarrista poco importante, sia il chitarrista però di Elvis del primo disco, la dice lunga anche comunque sul fatto di come in realtà
i chitarristi rock and roll, che aveva già rubato da Chuck Berry, i chitarristi rock and roll, ma proprio, e qui si va oltre la storia, qui, proprio non è solo il suono, no? Perché poi è vero che Rocket di Ike Turner per me è il primo pezzo rock and roll inteso proprio come durata, come si... però c'è ancora Esatto. una produzione, chiamiamola così, va, che si avvicina comunque più allo swing. Invece Chuck Berry era secchissimo, cioè senti chitarra, basso, batteria, ogni tanto un piano, cioè proprio mette la chitarra e il chitarrino, boh, che poi è una delle basi centrali del rock fino a meno perlomeno agli anni 70, come base principale non solo per i riff, non solo per i soli, ma proprio per le pose, il mettersi a fare insomma tutte le sue mossine con la chitarra, il passo del papero, e lui sdraiato in terra, lui che dice con la chitarra, cioè Hendrix, se non c'era Berry nemmeno sapeva cosa fa sul palco praticamente, ce l'aveva già fatte tutte, quindi era proprio anche uno che oltre alla musica ci metteva questo modo spavaldo e sguaiatissimo all'epoca, perché te immagina di vedere un nero alla televisione a metà anni 50 o sentirlo alla radio e sapere che questo si sdraia in terra, struscia praticamente la chitarra in falla, in cazzo, cioè con testi che parlano chiaramente di trombare dalla mattina alla sera, di andare nel culo ai genitori, di scappare di casa, cioè Comunque il Chuck Berry è target è quello proprio... di E poi, adolescenti, eh. sì, però in realtà è sbagliato, è adolescenziale O la almeno i religione, testi si riferiscono sempre a però quel in tipo di realtà la target lì, musica secondo poi. me era adultissima, cioè la musica secondo me era proprio musica il distinto, musica di musicisti che comunque sapevano il fatto loro, cioè non è che era gente... Chuck Berry quando li senti fare anche il blues puro che lo fa, non è che non lo fa da Dio, solo che ha capito, secondo me ha capito ma senza nemmeno capirlo, cioè ha intuito che quel far partire una canzone con quel riff di chitarra, e poi c'avevo una chitarra che ora sembra morbida, ma all'epoca era un fuzz Bella quasi, ruvida, bella era un ruvida. noise, cioè sentì quella ruvidità lì, con quelle batterie tra l'altro che fino a quel punto erano un po' nascoste. Ecco, diciamo, erano un po' gezzate, Quel erano un po' chiusi, rullante. con quei ruganti morbidi, quasi chiusi, nel senso quasi simili a un timpano, quel rullante diventa secchissimo, diventa uno Secchissimo, totale. schiocco, e quindi anche a livello di produzione, secondo me, proprio porta avanti la musica, il rock and roll, proprio a livello produttivo, a livello sonoro, era una cosa proprio che al di là, come ha detto Francesco, di tutte le provenienze, perché il rock and roll non nasce così, a livello musicale. Però c'è questa cosa anche produttiva, proprio, cioè, e ha ragione Francesco, i giovani avevano bisogno di sentire qualcosa con cui ballare, con un rullante e una cassa che andassero a dritto, e se noi sentiamo i pezzi rock and roll hanno dei BPM paurosi, a volte simili a quelli dei Dapaldette, non ce ne accorgiamo, non ce ne accorgiamo. Cioè, è per quello che io a volte dico che molti gruppi si sono dimenticati il roll e si sono messi solo a fare rock, che è una cosa che quando si fa rock un po' di roll ogni tanto ci vorrebbe, ecco, in quel senso. Certo. Il Ora ci rock and muoviamo roll anche sui dischi, perché poi. è pieno proprio perché secondo me sono perfettamente d'accordo su tutto e sul fatto che proprio il suono di Chuck Berry abbia costruito qualsiasi tipo di suono di rock moderno tu abbia mai tentato di fare. Che fosse il punk, il prog, il jazz, tutti partano da lui. Io non, su tutte le biografie musicali che ho io, che vanno da Ramones, cavolo, a Fripp, non ce n'è uno che non dice Chuck Berry è un'ispirazione. Quindi cioè, questo, cioè, ridurlo solo al rock and roll, Chuck Berry per me è poco del senso, cioè, perché ha un'influenza che va oltre la canzone di Dimitri, che ha dato proprio la produzione a Scusate ragazzi, sento un po' di lag, c'è qualcuno che là, forse è proprio Federico, sento un po' di lag, la voice che va e viene un attimino. non lo so, dimmi te. Adesso sembra di no. Adesso sembra di no, proprio per 5 secondi buoni si sentiva un po' vai e vieni. Che Lo so, non, io non ho fatto niente, non mi sono mosso, però comunque il discorso si è è mosso finito. Francesco, si è mosso un po' Sono un troppo. po' troppo lungo io perché non sono abituato alle live, ma facendo video mi taglio, quindi rompo meno i coglioni. Però è No, così. no, vabbè, insomma, Per me comunque. Chuck Berry è importante proprio anche per la produzione che dà alle sue sonorità. Ecco, non è che non si fossero mai sentiti 2 minuti e mezzo di swing a manetta, ma non si erano mai sentiti con quei rullanti, con quelle chitarre e con quei testi, secondo me. Ecco. Assolutamente. Infatti viene considerato anche il primo poeta del rock and roll perché è il primo che dà una certa importanza anche ai testi, che per carità,
non è che c'ha le pretese del cantautorato, però comunque sono testi che in realtà hanno un target ben preciso, raccontano delle storie, comunque è un modo più narrativo di scrivere il rock e fino a quel momento, vabbè, non esistendo proprio in maniera vera e propria un certo tipo di rock, gli dà proprio un imprinting, no? Gli dà proprio una Beh, via. sai perché evidentemente prima, no, legati al blues, più legati la musica nera, più legata a un certo tipo ancora di riporto della schiavitù, quindi i testi blues, i testi erano sempre più sofferenti verso determinate cose quasi vecchie più che presenti, tranne qualche cantautore che in realtà raccontava anche la realtà. Però quella era più raccontata, secondo me, da cantatori folk, Sì, era country, tutto folk, raccontavano più certo. una realtà loro, cioè più Guthrie che Nel rock il non si chitarrista faceva, nel blues, in rock non si faceva certo proprio. senso. E questo Assolutamente. ha parlato, e questi giovani non avevano più 20 anni col capello sciucciato e il papillon, ma avevano voglia di un giacchetto di pelle. Non Assolutamente. vestirsi come i padri, non vestirsi come i padri. Guarda, nel rock and roll, secondo me, la parte visiva ha funzionato forse più di quella. Cioè, i discografici hanno puntato molto sul fai la mossa pelvica, vai Elvis. Che così ne parlano tutti, cioè tutti parlano di Elvis perché ha mosso il cazzo alla televisione più che per la canzone stava suonando che nessuno si ricorda, ecco. Quindi il rock and roll è proprio una cosa strana, alla musica moderna, ecco. Ma questo poi è il problema che, vabbè, magari lo vediamo dopo nel rapporto con Elvis. Allora, cominciamo a Claudio, che... parlare un attimino dei suoi album, perché vabbè, forse l'unica cosa che manca, e forse secondo me è una delle chiavi del successo insomma, della musica di Chuck Berry, è il fatto che lui fosse proprio un sottoproletario, se non sbaglio faceva tipo il fruttarolo prima di cominciare a scrivere musica. E quindi, Parliamoci avendo chiaro. frequentato sicuramente certi ambienti, ci ha avuto anche la spinta cioè, l'immedesimazione sicuramente è più facile con un musicista come Chuck Berry rispetto a come, che ne so, un Nat King Cole che al di là del tipo di musica che faceva, però si è subito innestato all'interno di un ambiente borghese, quindi difficilmente un borghese riesce ad attecchire sui giovani come in realtà potrebbe fare una persona che sta più sul loro livello, no? E poi, vabbè, Chuck Berry è quello che ha dichiarato assolutamente di aver cominciato a fare musica per diventare ricco, no? Che poi è un po' la narrazione tipica del rock and roll. Ma E quelle sono quindi. le cazzate chiunque. Io ho iniziato a suonare a 16 anni e l'idea quando inizi a suonare qual è? Che ci devi avere topa gratis, serati Sì, però ho capito, cioè, tipo Pacibaini e all'epoca, non lavorare nella vita. secondo me è come se innesti un modello, no? E quindi anche Sì, per ma un secondo me istinto ci pensavano un po' d'emulazione, tutti. secondo me le persone, anche al di là della sonorità, del ritmo e di tutto quanto, nel momento in cui innesti un modello di un certo tipo, è un po' diverso anche perché cioè, Chuck Berry comunque, diciamocelo, fa un tipo di musica abbastanza maschilista, no? Perché alla fine quello è, perché alla fine il rock and roll nasce un pochettino da quel punto di vista, cioè Chuck Berry parla dell'amore, parla anche delle donne, sicuramente più di altri, un Bo Diddley era 30 volte più macio da un punto di vista proprio iconografico, e tutto il resto. Chuck Berry invece, anche in questo fatto che ha dedicato delle canzoni a alcune donne che diventano il soggetto appunto dei suoi testi, sicuramente cioè, è riuscito anche involontariamente, perché non penso che lui si immaginasse di poter fare una cosa talmente, cioè di rapportarsi a un bacino così ampio di persone. È riuscito a fare una musica che è Claudio, diventata immediatamente universale. Cioè, nessuno era universale quanto Chuck Berry quando è esordito. E si parla del 1955 perché il suo primo singolo, che se non sbaglio è 30 Days, che è una canzone che ti brucia il cervello per quanto è innovativa, cioè è una cosa pazzesca. E c'ha quel rullante di cui parlava Federico, cioè è un Boogie che non è solo sfrenato, è rumoroso. E è rumoroso a dei livelli che secondo me faceva impallidire anche tanto Rockabilly, che raccontiamocelo perché la verità, Rockabilly è uno dei generi più estremi della musica popolare, il Rockabilly è una cosa estrema, cioè il rock and roll trio, se fai parte di una canzone oggi di Gianni Burnett, comunque è musica che sta a stupire perché quella vocalità così strappata quasi, quell'istinto di gridare è veramente qualcosa, è rapportabile un po' al metal negli anni 80, nel Rockabilly è sicuramente il genere pop più estremo che c'era all'epoca. E Chuck Berry non faceva qualcosa di così estremo per certi versi, e quindi riusciva a prendere veramente a accontentare un po' tutti, secondo me, no? Questa è una cosa molto importante. E parliamo un attimino dell'esordio vero e proprio, perché lui ci ha avuto, vabbè, come ben sappiamo, uno split con altri gruppi, che era alla fine la colonna sonora di un film. E lui ci ha piazzato qualche singolo in mezzo. E chiaramente ha eclissato tutto il resto perché lo split lo ha fatto con dei gruppi doo-wop, l'ha
l'ha fatto con comunque dei gruppi che facevano una musica sicuramente più passata o comunque talmente in linea con i tempi da non risultare sicuramente degna di interesse da un punto di vista innovatore, dell'innovazione. Arriva Chuck Berry, ti piazza tre singoli, ma sinceramente adesso non saprei precisare quali fossero i singoli, quali fossero precisamente i singoli, ma sicuramente non era Johnny B. Goode perché è una canzone che è arrivata dopo dal punto di vista discografico. Però insomma già Certo. una, forse era Too Much Monkey Business, Brown Eyed Dance on Men, probabilmente erano quelle le canzoni che stavano sullo split. No, c'era Poi il singolo che ha anche fatto, il primo è Maybelline che è uscito. Maybelline, Maybelline è il perfetto. primo che è uscito. Che Too poi è una Much è delle il più terzo. ruvide in assoluto sue, cioè Maybelline è un pezzo che c'ha tunta 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 tunta, c'è la batteria fa tunta 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 pazzesco. tunta tunta, è hardcore. La batteria è hardcore. E poi No, ma poi perché c'ha. non era Ma maschilista, poi, ma te lo spiego. ragazzi, come ci spartiamo? Chi vuole iniziare su Water Allora, Spritz Session? inizia Francesco. Io dico solo una cosa su Vai, quello vai, che vai, dici. vai. Secondo me non era assolutamente maschilista Chuck Berry, era assolutamente pazzo, che è un'altra cosa No, che no, non abbiamo però la calcolato. Era un società dell'epoca folle, chiaramente era che è molto, cioè, l'unico rispetto che ad ha oggi. fatto. Sì, ma ha fatto. Io non ho mai visto Keith Richards. Io l'ho visto picchiare al pubblico, Keith Richards, sputare sulla gente. Era più punk. Non ho mai visto come nel film di Taylor Hackford la faccia di Keith Richards trattato male da Chuck Berry. Io non avevo mai visto, cioè, Keith Richards sul punto di piangere. Cioè, era un'espressione che non ha mai più fatto nella sua vita. Quindi Chuck Berry era proprio un rompicoglioni. Sì, Non è che avevi chiaro, molta chiaro, voglia di avere a chiaro. che Però fare. chiaramente. Anche quella cosa che si vede nel film Great Balls of Fire, che Jerry Lee Lewis e Chuck Berry nella stessa sera volevano suonare uno dietro l'altro, è vera. È vero che Jerry Lee Lewis diede fuoco a tutto, fece tutto quel casino perché doveva superare il casino che poteva fare una chitarra. Lui era fermo con un piano e non ha dato fuoco. Ora, anche questo era un altro pazzo, poi ne parleremo. Chiaro. Però Chuck Berry era proprio uno che faceva a gara per chi era più drogato, pazzo, impasticcato e briaco, cioè, non ce lo dimentichiamo. Vabbè, doveva fare lo show, no? Doveva fare lo show. Ma non era All'epoca solo show, immagino che era era una importante persona così. quanto Cioè, più secondo che me la Chuck musica, Berry come è ovvio era. alla fine. Era proprio così, cioè, perché secondo me Chuck Berry Maybelline funziona? Che non è costruita per nulla, lui è proprio così. Questo è un No, ma è pazzo chiaro, psicopatico. io quello che intendevo chiaramente è che trovandoci negli anni 50, essendo un ambiente sottoproletario, essendo un ambiente nel particolare quello di Chuck Berry, chiaramente non, un ambiente, cioè chiaramente le minoranze dell'America erano, essendo più rinchiusi in se stesse. Vabbè, l'America è sempre stato per C'era certi versi razzismo maschilista bestiale, no? perché la pubblicità ti fa vedere la donna che sta a casa e lava i piatti e Negli l'uomo va al anni lavoro, torna e 50. porta al giornale, cioè gli arriva al giornale, poi va a lavorare, la donna gli sorride tipo ci vediamo stasera, ci vediamo oggi pomeriggio. Chiaramente, e giustamente nella narrazione di Chuck Berry c'è il Brown Eyed Dance on Men che rimorchia Guarda, le è brutto donne, dirlo, è fa, brutto dirlo. c'hai i soldi, quindi quei soldi ti Certo. diverti, ti sballi, fai cose. Quindi chiaramente una narrazione che è improntata sicuramente su un certo tipo di patriarcato e di maschilismo. Poi Certo, ripeto, però Claudio Ascolto, negli anni 50 era da tutte le parti ma infatti così. non sto di che fosse sgravato No, lui, sto di no, semplicemente ti quello sto che dicendo, era, ma cioè perché nel le persone che sono a casa magari hanno 20 anni pensano che Chuck Berry, cioè negli anni 50 io non lo dico perché sono marxista, ma l'unico paese, l'unico al mondo che metteva la donna con la falce e il martello accanto nei campi di grano era la Russia, cioè gli No, unici ma infatti parti il mio, dove la donna Fede, non era la attenzione, unica, nel senso attenzione. proprio perché voleva dare un senso ai popolo. Il mio non In è una Italia era uguale, la constatazione donna era la che. lavatrice. Non è una Cioè. constatazione che diciamo, Chuck Berry fosse estremizzato rispetto a quel punto di vista, perché ripeto, i testi dei Bo Diddley da quel punto di vista fanno rabbrividì. Perché, ma anche di un Ray Charles, Benissimo, certo. e Daddy, Papa, cioè nel senso la donna dipende totalmente dall'uomo. Io, anzi, come ho detto prima. E ribadisco, Chuck Berry pone al centro delle sue canzoni molto spesso delle donne, quasi a fare un po' da contraltare. Chiaramente la narrazione è diversa quando la donna si trova al centro del discorso, perché Ma ripeto. infatti Claudio, Sweet Little Sixteen, c'è questa ragazza che vuole andare a vedere il concerto e quindi se ne frega dei Quindi genitori, secondo quindi. me è più libertario rispetto alla figura femminile, però chiaramente la società dell'epoca è improntata a una certa tipologia di maschilismo e Chuck Berry chiaramente non è che fa una rivoluzione da quel punto di vista, però già nel momento in cui parli di libertà porti avanti tutto quanto e questa è una cosa No. fenomenale secondo me. Penso che l'unico che avesse portato alla figura femminile al centro delle sue canzoni fosse stato Buddy Holly.
probabilmente fino a quel momento. Sì, ma anche perché poi se non fai emergere il contrasto, no, tra il maschilismo e la ragazzina che magari vuole fuggire dai genitori per andare a vedere il concerto di rock and roll, tu comunque non fai emergere il rivoluzionario, capisci? Cioè, Chiaro. se presenti soltanto figure, diciamo così, libere e rivoluzionarie, non stai facendo la rivoluzione, nel senso che la rivoluzione, che è un concetto, vabbè, sempre utopico e quindi necessita sempre, diciamo, dello scontro, perché altrimenti non c'è rivoluzione. Proprio questo faceva Chuck Berry. Cioè, Chuck Berry parlava in un modo molto particolare delle figure femminili, anche se poi ovviamente dovevano concedere qualcosa alle case discografiche. Ad esempio, se ricordo bene, in Johnny B. Goode il ragazzo di colore diventa il ragazzo di campagna a un certo punto, anche se lui era un ragazzo nero, no? Cioè, non ci dimentichiamo che. Ecco, magari una cosina che si poteva aggiungere prima, che il fatto che quando Alan Freed barò il suo programma nel 51 alla radio, lui non parlò di un programma di rhythm and blues, ma lo chiamò Moondog Rock and Roll Party, perché altrimenti quel rhythm and blues poteva dare fastidio alla borghesia bianca. Quindi, insomma, è sempre un continuo, come dire, Assolutamente. un continuo compromesso, no? Ma io penso che il compromesso ci debba sempre essere, perché così come, ad esempio, sono convinto, ad esempio, anche della musica es più estrema che possiamo ascoltare, se tu mi spari 10, 40 minuti di urla, allora mi rompi solo le scatole, ma se mi fai vedere magari, che ne so, il buio, ma anche la luce, allora stai facendo Beh, arte. chiaramente E in serve anche un questo. attaccamento alla realtà per far partire un discorso, e lui fa proprio questo, Chuck Berry, cioè non parla in maniera, cioè rispetto a tanti musicisti folk, invece di parlare di idealismo puro, lui chiaramente si innesta sulla realtà a livello proprio dei testi e a livello lirico, no? E quindi questa è una cosa fenomenale, non volendolo ha fatto partire 10 rivoluzioni dal punto di vista Poi musicale, perché... non ci dimentichiamo che è un fumetto, cioè lui è quasi un fumetto, cioè quasi un supereroe in un certo Sì, senso. è vero, è Stiamo vero. dimenticando che è proprio un fumetto, cioè lui è un. E il bello è che non se l'è dovuto costruire, cioè lui è proprio un fumetto. Questo pazzo secco, schizzato, meraviglioso, che salta qua e là, e Elegantissimo. ripeto, elegantissimo, ma straccione, perché nella Mastraccioni, certo. eleganza poi La inizia a rivalsa sudare sociale, come una no? bestia, dopo 2 minuti inizia a strapparsi tutto. Ma ricordiamo che quando questo voleva incidere i dischi, che poi voleva farlo nei primi anni 50, cioè qui ricordiamo che siamo quasi a 10 anni ancora, quando è nato il rock and roll, dalla liberazione dei neri, cioè questi andavano a scuole diverse, autobus diversi, mangiare diversi, cioè c'era il Green Book, cioè non ce lo dimentichiamo come funzionava, cioè quindi questo rischiava tutte le volte che usciva, cioè lì rischi che arrivano 7-8 incappucciati e ti portano via. Cioè, Chuck Berry ha avuto anche la forza, comunque il coraggio, di infilarsi dentro i bianchi, parlare ai bianchi e arrivarci in maniera assolutamente nera, assolutamente sua, non, raccontando le sue storie, è una cosa assurda. In più, quando te parli delle donne, secondo me, poi, come ben diceva Francesco, si balla in due il rock and roll. Se una Assolutamente. donna tutte le volte che balla sente per la donna lì che me la deve dare, sente lei perché è senza rimessa nemmeno a attraversare la strada, dopo un po' balla una sega. Quindi a un certo punto il rock and roll si è dovuto anche adeguare al gusto delle ragazze, che poi hanno fatto la fortuna dei Beatles e degli altri gruppi, non lì i Beh, ragazzi. Marsibit, Le ragazze, certo. perché le ragazze anche loro avevano gli spicciolini da spendere, e invece di farli comprare la canzoncina pop, doo-wop allentata, anche loro incominciavano a tirare su quelle gonne, a allargarle, a mettersi le camicette legate sotto. E poi Fede, scusami se ti interrompo, no, la cosa, hai fatto bene a dire questa cosa del ballo, no? Che poi però non ci dimentichiamo che il ballo rock and roll si balla separati. Certo. Quindi, sai, le due individualità, quella maschile e quella femminile, risaltano nella loro nella propria identità, no? E quella è Certo, e importante, cioè non più abbracciate, bello ma del ballo separate. è che si abbracciano, si toccano solo per fare evoluzioni. Sì, Io ti prendo, solo ti faccio sì. saltare in aria e poi Vabbè, il te continui a Charleston, ballare no? come. È Certo, cosiddetto. l'evoluzione. È fantastico, una cosa individuale che unisce tutti. C'è cioè una pista di ballo di rock and roll, ognuno balla per i cazzi suoi, ma ballano tutti insieme. C'è cioè una cosa meravigliosa, senza dover per forza stare impietriti o sì.
e quando ti volevi ballare anche addosso, nasce già guardando alcuni filmati di Perry dei fine anni 50. Sì, in realtà non l'ha inventato Siouxsie, anche se poi l'ha inventato, ma nasce già il pogo, cioè c'è gente che già ballava talmente estasiata questo rock and roll che Vabbè, si una batteva trance un po', proprio, proprio una trance. perché io comunque, quando ascolto Barry, non è vero che a me non mi continua a fare un certo effetto, cioè io continuo a sentirlo a volte molto più violento di tantissimi gruppi death Ahoia, metal. ahoia. Non sia chiaro, non è il rumore che fa anche l'irruenza del pezzo, cioè quel pezzo è irruento. Se ascolto un pezzo di Beethoven violento, lo sento ancora violento, non è che Chiaro, chiaro. è Vabbè, quello è passato. quello che fa la grande Quindi musica, no? per me è quello che è Chuck Berry, cioè è completamente immortale. Ci sono alcuni pezzi, cioè se Maybelline esce domani e ci scrivono sotto che è il pezzo nuovo degli Stone Roses, dopo 20 anni la gente faceva le capriole, non ci fosse Ma stato. sai che, ma sai che si potrebbe applicare a Barry? Mi veniva in mente sta cosa, no? Si potrebbe applicare a Barry quello che Eckhart Jost diceva di Albert Tyler, cioè che la sua musica era, questo ne parlavo l'altra una volta, Sì, sì, qualche sì. giorno fa con Claudio, però parlavamo di Red Crayola, però sostanzialmente è vero, no? Questo discorso dell'estasi, cioè la musica di Barry, ma io mi metto in una posizione di un ragazzo del 55, quindi immagino, no? Cioè questa euforia, però c'è anche un po' l'orrore, no? Perché quindi questo scontro tra l'orrore e l'euforia, cioè quel rumore che però è euforico. Cioè mi viene in Certo. mente Albert Vabbè, Tyler, certo, no? perché Quel c'è. rumore euforico. Perché c'è Sai il perché? trasporto, ma comunque la violenza è una musica che ti sporca, specialmente nel momento in cui senti che stai a, cioè, che esci fuori dal contesto della normalità, no? Quindi è una musica che ti esalta e quasi ti fa sentire improprio Ma poi, rispetto. Perché poi la società è quella, eh? Cioè, quando esci dalla scusa, pista da ballo, poi ti devi asciugare il sudore e devi andare a lavorare probabilmente. Quindi, cioè. là poi non ci dimentichiamo, scusa se ti interrompo, una cosa importantissima, era anche musica tribale in un certo senso, a livello ritmico. Quindi una cosa Sì. che l'uomo bianco non aveva quasi mai sentito, ripeto, perché aveva sentito una tribalità più levigata. Qui senti proprio dei ritmi tribali, cioè dei ritmi che poi hanno usato gli Happy Mondays, cioè fai oh, cioè qui si balla, cioè qui. Per questi sentire quei bassi, sentire quella cassa, sentire quel rullante è proprio un riportare a un qualcosa che in realtà la società bianca non voleva minimamente in quel periodo. Cioè in realtà riportava all'Africa in maniera enorme Chuck Berry, ma enorme, come poi tanti altri, ma lui in maniera enorme, cioè aveva questo senso proprio, poi era nero nero, non era un vero mulattino, era proprio, Esatto, quindi esatto. era proprio il pericolo. Cioè te immaginati il texano con la bandiera confederata come doveva guardare Chuck Berry, cioè nel 55, immaginatelo anche ora, perché tanto non è che siamo cambiati Infatti, molto, che infatti, se, anche se ma lasciamo uno, perdere sto discorso, che sennò no, qua ma si aprono parentesi no, ma assurde. è importante su Chuck Berry perché guarda che ha spezzato, ci sono interviste di interviste di interviste di tanti musicisti che all'epoca avevano magari 16 anni, 15 anni ed erano razzisti perché erano del sud. Ma tanti, come Neil Young e altri, che erano così perché così erano impostati. Chuck Berry non gli si dà mai l'importanza anche storica di aver rallentato il razzismo verso molti giovani. Molti giovani in Chuck Berry vedevano che l'uomo di colore faceva musica meravigliosa, era un uomo fantastico e non avevano più, non sentivano più. C'era questa distanza, no? Enorme che appunto diceva anche Francesco, che però faceva questa elettricità che poi in realtà ha avvicinato. Cioè il bello del rock and roll è che è una musica che alla fine ha schiacciato. Era E nel diciamo che periodo giusto, nel momento giusto, i discografici ci hanno preso, ma era proprio la stessa comunque, che non poteva fare a meno se era rock and roll puro, fatto bene, di avere quella tribalità, di avere quella sensazione per l'uomo bianco che non aveva mai avuto quasi, nonostante poi stesse ascoltando musica nera da tutta la vita, probabilmente non lo sapesse. Vabbè, ma il fatto qual è? Che giustamente fino a quel momento in America le figure di riferimento di colore erano tipicamente gli sportivi e qualche jazzista, però come ben sappiamo nel jazz è una musica che tipicamente è sempre stata borghese, quindi giustamente parte del pubblico non ti si attacca da un punto di vista ideologico o comunque non cerca un'emulazione nei tuoi confronti se sei, cioè, era, Vabbè, per un come era Coltrane era partita, sicuramente molto proletaria. Poi. sicuramente un Miles Davis era stimatissimo, però sicuramente era meno emulato rispetto a quello che poteva essere un grande giocatore di baseball o un grande pugile, per esempio, no? Nel momento in cui arrivano i Chuck Berry, che poi non è l'unico, ma nel momento in cui arrivano i Chuck Berry, giustamente col linguaggio della musica tu ti fai un bacino d'utenza incredibilmente più grande, perché la musica,
è la cosa più istintiva e istintuale che c'è. Quindi, giustamente, le orecchie è un percorso diverso e che diventa più subdolo, ma migliore per far arrivare dei messaggi. Cioè, se a te la musica ti piace, ti piace. Poi magari vedi chi è il tizio che l'ha suonata e magari dici: ma come? E ti crea un contrasto ideologico o sentimentale. Ma c'è poco da fare, qua la musica ti piaceva. Quindi finché c'è sta il pugile, te puoi dire: a me il pugilato non me ne frega niente, non mi importa. Ma quando una canzone comincia a essere mandata per le radio, c'è poco da fare. Se ti piace, ti piace. Quindi ti crea un contrasto sicuramente anche interno, se sei un razzista o se sei qualcuno che ideologicamente ha dei blocchi di un certo tipo. Però, ragazzi, permettetemi, arriviamo ai dischi, perché sennò, perché il contesto culturale sicuramente se meriterebbe, ma non credo una live, se ne meriterebbe una cinquantina, perché è una delle cose più complesse e interessanti che ci stanno. Però arriviamo a parlare della musica. Chi vuole iniziare da After School Session? Francesco. Vai, Fra. Beh, allora, vabbè, visto che comunque abbiamo citato pure rock, alla fine lì c'erano due singoloni, Maybelline e vabbè, Rule Over Beethoven, quindi Maybelline sicuramente è un pezzo storico, ma è un pezzo storico anche perché poi, ne ha parlato già in parte Federico, è un pezzo storico perché poi sostanzialmente per quanto riguarda la distorsione, e ci tengo a parlare della distorsione perché nel primo pezzo di cui parlavamo prima e che anche Federico riconosceva come il primo pezzo rock and roll della storia, Rocket 88 di Ike Turner, alla fine quel pezzo è nato ed è così particolare perché si ruppe l'amplificatore e quindi quella piccola distorsione, no? Potremmo dire in termine tecnico quel crunch, alla fine genera un suono che poi sarà proprio l'epitome del rock, del duro e puro come lo conosciamo. Quindi Maybelline, ecco, già lì c'è una sorta di commistione, no? Tra una scena particolare, quella delle hot rod, quindi le gare di auto truccate, è una storia d'amore. Quindi Chuck Berry mette insieme una visione romantica, idilliaca e una visione molto dura da strada. Ci tengo a citare questo pezzo perché, vabbè, ma io non sono un estimatore di Rolling Stone, almeno per quello che si è ridotto oggi, ma all'epoca Rolling Stone parlava di questo pezzo come l'inizio proprio delle chitarre rock and roll, e su questo avevano sicuramente ragione. Poi, vabbè, Rule Over Beethoven è un pezzo storico perché se la prende con la musica classica, se la prende con la musica classica perché praticamente i rocker sono ormai stanchi, no, della musica dei genitori e non vogliono più saperne. E in questo brano emerge un'altra influenza importante sulla musica di Berry, perché poi Berry era uno molto onesto, riconosceva le sue influenze. Una era Louis Jordan, che aveva in un certo senso anche contribuito alla nascita del rhythm and blues, e l'altro era Johnny Johnson, che si divertiva un po' a miscelare, no, rhythm and blues, il pop, la musica, la black music, il country. Quindi questi pezzi sono importanti proprio per vedere sul nascere quella che è la musica proprio di Berry, che è molto legata anche all'honky tonk e al boogie woogie. Beh, per quanto riguarda After School Session, il primo disco è sicuramente importante in Berry perché poi non è solo un disco di rock and roll, anche oggi ne parlavamo un po' con Claudio, così ci siamo sentiti. C'è una sorta di commistione, un po' di cose diverse tra di loro. Sicuramente i pezzi rock and roll sono quelli che risaltano all'ascolto, tipo School Day. School Day è un pezzo importante per quanto riguarda l'epoca, per quella che è l'epoca, perché Chuck Berry ha quasi 30 anni e si mette a parlare dei ragazzi di 15-16 anni. Insomma, la sua intelligenza sta proprio quella nell'intercettare, come possiamo dire, lo spirito proprio giovanilistico dell'epoca. Quindi è un poeta trentenne che parla della giovinezza e questo è importante per catturare quello che è lo spirito. Quindi queste note insistenti, questo ritmo martellante, questi schemi del boogie woogie, no? Vengono, diciamo, in un certo senso riprocessati attraverso quella che è una lettura molto molto giovanilistica, ed è qui che nasce il rock and roll. Poi, vabbè, questo è un disco che mi mescola un po' di cose, c'è rockabilly, quindi Too Much Monkey Business, ci sono strumentali un pochino così più rilassati, Deep Feeling, c'è anche un pezzo, Wee Wee Hours, che è un pezzo blues,
Quindi, da questo punto di vista, Barry dimostra di essere uno che la materia la conosce, l'ha masticata, la risputa in un modo molto, molto particolare. Poi c'è un pezzo che sarà mandato a memoria da tutti, diciamo, da tutti i bluesmen, quelli là vicini al rock, ovviamente. Downbound Train, questo ritmo ferroviario, no? Quindi si apre tutto uno scenario. Su quella che era anche la dimensione degli hobo. Quindi quest'uomo, questo ragazzo trentenne, aveva davanti a sé tutto uno scenario particolare, non conosceva soltanto la realtà della sua epoca, ma aveva anche una visione sull'America che era anche quella di Woody Guthrie. Quindi After School Session, poi questo titolo, cioè facciamo una session dopo la scuola. I ragazzi che cosa facevano? Dopo la scuola correvano lì nei bar, inserivano la monetina e ascoltavano la musica. Quindi il rock and roll è una musica, secondo Barry, da dopo scuola. Una musica che viene ascoltata dopo la scuola come superamento, no, di questa dimensione scolastica, come libertà, come punto di fuga. Quindi sì, io riconosco a quest'album sicuramente una statura enorme, enorme. Magari qualche pezzo un pochino più così ce l'ha, però per carità, è ovvio che Barry doveva anche concedere qualcosa un po' alle orecchie. Poi ci sono state delle accomodature, perché molti testi sono stati un pochino cambiati, perché ovviamente le case discografiche rompevano le scatole, però qui nasce praticamente il rock and roll come lo conosciamo. Cioè, oddio, potremmo dire allora che musicalmente il rock and roll nasce qui. Poi, se vogliamo dare ad Elvis quello che è di Elvis, nel momento in cui Elvis era apparso alla televisione, aveva, come aveva detto Federico, scuote il bacino, beh, lì c'è l'incendio definitivo. Però, musicalmente parlante, consentitemi, Chuck Berry inventa il rock and roll. Vado io, Fe? Vado io dopo Vai, Francesco? vai. Vai, Claudio. Allora, quello che appunto ha accennato Francesco al discorso che facevamo oggi io e lui, a me la cosa che ha colpito un sacco, vabbè, a parte è probabilmente il primo disco che ho studiato da un punto di vista proprio critico, no? Perché risaputamente anche sull'enciclopedia è un po' l'ABC da cui bisogna iniziare quando si comincia la materia del rock. A me la cosa che ha colpito molto, risentendolo anche gli ultimi giorni, perché mi è capitato, perché poi è un disco che ogni tanto metto, è sempre un piacere. E poi l'effetto particolare è che più musica già conosci, e più quando ci torni magari ti stupisce perché dici, cavolo, ma pensavo che la prima volta che avessero fatto questa cosa musicalmente fosse, che ne so, 20 anni dopo, invece ecco qua, cioè, l'ho ritrovata anche qui. E questa è una cosa abbastanza incredibile. La cosa che mi colpisce molto di After School Session è che è un disco molto che dà, rispetto a quelli dell'epoca, molto meno l'idea di accozzaglia di singoli. Mi spiego. E Chuck Berry, o comunque i produttori di Chuck Berry, avevano già capito che tipicamente dopo un pezzo pesante è meglio metterci una ballata. Questa è una cosa particolare. Anche le ballate, che tipicamente sono un po' il lacchè che serve per accontentare un pochettino il pubblico medio. Grazie anche all'abilità, alla tastiera di Johnny Johnson, che è il tastierista storico, insomma, della fase più importante della produzione artistica di Barry. Anche il blues, che potrebbe essere più semplicistico, grazie anche a quel fiume di note alla tastiera, che sembra un po' un art tatum imprestato a questo nuovo genere nascente, appunto, al rock and roll, diventa tutto molto interessante, perché c'è quasi una rivoluzione armonica da quel punto di vista. Cioè, tipicamente il piano accompagna e semmai si prende il suo spazio durante l'assolo. Johnny Johnson invece crea un fiume di note che sta alla base di questo rhythm and blues, di questa ballata rhythm and blues, che tipicamente, che ne so, Deep Feeling, Wee Wee Hours, come diceva Francesco, Together We'll Always Be. Cioè, fa delle cose, a parte di un virtuosismo incredibile, ma innesta quasi quello che potrebbe essere definito un protodrone pianistico sotto alle sue canzoni, che è interessantissimo se messo sotto una ballata, no? Quindi già questo è particolarissimo. E questa alternanza di pezzi pianoforte, 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 che a suo modo già anticipa i 30 anni successivi, crea sempre uno stato quasi, cioè all'epoca secondo me creava uno stato di tensione, perché poi, per esempio, perché poi più ne parli e più ti vengono in mente cose. Cioè Chuck Berry, secondo me, a differenza di tanti altri, ha capito che la chitarra a modo suo è un giocattolo, e quindi più cose ci si fa e più è divertente anche l'ascolto. Cioè lui, per
per la prima volta, o comunque una delle prime volte, poi diventa quasi manieristico dopo che l'ha fatto lui, la chitarra fa da controcanto alla voce. Quindi c'è il pezzo in cui lui canta, si ferma e la chitarra rifà lo stesso verso. Questo modo giocoso, emulativo, cantabile, orecchiabilissimo, crea quasi anche una teatralità incredibile e aumenta l'immedesimazione, perché chi ascolta il testo, quanto stacca, quanto rilassa e quanto ti attacca, no? Alla canzone il fatto che tu senti una persona, poi all'epoca c'era molta poca teoria musicale nell'ambiente appunto proletario o sottoproletario da un punto di vista proprio di spartiti, della capacità tecnica, tu senti che una chitarra, un chitarrista sa rifare quello che fa la voce con la chitarra, è incredibile, è incredibile. E tutti gli stacchi, in realtà gli stop and go, i primi stop and go sono quelli berriani, così improntati, no? Ci stanno, che ne so, pezzi con la base, che ne so, ci sta Havana Moon, c'ha le percussioni tribali, cioè c'è musica proprio da isola. Mo, non c'è il calipso perché manca la strumentazione del calipso, ma l'idea è quella. E chi può farlo se non un nero, se non il Chuck Berry che capisce che tutto è un gioco, tutto può essere mescolabile e più ci si diverte mentre si fa musica, meglio è. Sul palco e fuori dal palco. Questa è una cosa incredibile. Chiaramente, Francesco citava Down Bunk Train. Per quanto mi riguarda, è la prima vera e propria canzone demoniaca della storia del rock. Perché se il demonio era evocato durante i blues anche del Delta, nel rock nessuno ha fatto una canzone così improntatamente demoniaca. Cioè, quel ferroviario non è altro che il percorso della vita. E Chuck Berry te lo riporta in una maniera incredibile. Cioè, è un pe per me è un capolavoro assoluto della sua disco. Forse è la canzone più bella che ha mai scritto. Insieme forse a una canzone che è totalmente diversa, e cui ma magari dopo ne parleremo, che è Memphis Tennessee, che è una canzone rivoluzionaria, straordinaria. Ma After School Session, ragazzi, è un disco veramente incredibile. E non dà l'idea di essere un accozzaglia di riempitivi o un disco messo lì tanto per. Quasi fa sentire il 45 giri come qualcosa di già rodato, quando in realtà era un'idea in divenire, no? A me questa è una cosa che mi ha sempre colpito un sacco. Parla Federico, dici anche, insomma, che effetto ti ha fatto a te sentire per la prima volta questo disco che non si dimentica più, Allora, cioè. va detta la verità mia, io ho avuto la fortuna di avere genitori che sì, ascoltavano Celentano, ma ascoltavano anche Chuck Berry, come Rolling Stone, o come i Kinks, o come i Doors, in mezzo a Claudio Villa, chiaramente perché l'Italia è un paese un po' strano in questo senso. La generazione dei miei, nata a metà, fine anni 40, è un po' così. E quindi io in realtà, Chuck Berry, io Maybelline l'avrò capito di ascoltare il rock and roll in età della ragione sui 6-7 anni, quindi cioè io ci sono proprio nato, cresciuto, ricresciuto, adolescenzialato, ho fatto i miei 30 anni e continuo a ascoltarlo almeno una volta al mese, cioè è un disco che mi porto dietro da quasi 50 anni in realtà, quindi per me è una visione particolare perché diciamo che se da ragazzino, proprio da bambino, incredibilmente, mia mamma diceva che ci ballavo come un pazzo, come ballavo su alcuni pezzi di Rolling Stone e altri, invece, per esempio, mi alzavo e me ne andavo coi Beatles, qualcosa ci doveva essere per me a livello personale, non a livello di oggettività. Cioè, quindi per me, probabilmente il rock and roll un po' dentro c'era in quel senso. Poi è arrivata l'età adolescenziale, dai 13 ai 16 anni, dove il disco che hai abbandonato perché lo ascoltava tua mamma, cioè poi è quello il succo, quindi non lo ascolti più da quando hai 10-11 anni, che tua mamma lo mette su e te ti chiudi in camera e ascolti quello che vuoi. Quindi ai miei tempi, ti parlo di quando avevo 11-12 anni, io nel 81-82, quel periodo lì, in realtà c'era più, veniva fuori Madonna, Cyndi Lauper, c'era più la New Wave e tutto il resto, che il rock and roll puro, cioè, era molta musica sintetica, molto punk, e quindi. Poi quando sono arrivato sui 15, 14, 15 anni ho fatto, me lo compro per me, non quello di mamma. E ho cercato di dargli un ascolto così, l'ho messo su e School Days è il primo pezzo. E già un'altra volta a 15 anni ho fatto, mi sa che a 7-8 avevo sbagliato a ballare su di lui. Non lo so, io ho un approccio molto fisico con Chuck Berry, un approccio molto. Poco diciamo così intellettuale verso l'ascolto di Chuck Berry proprio perché mi provoca
è un cortocircuito anche a me, nel senso che in realtà la sua musica, che come diceva bene Francesco, è studiata anche proprio da lui, voluta, musica di un trentenne fatta per ragazzi che hanno metà della sua età e che vogliono divertirsi dopo una giornata di scuola, inquadrati ragazzi in una camera, magari uomini in un'altra, lì si possono unire, possono nel bar finalmente ascoltarsi il loro giuboxino e mettersi il loro pezzo School Days, capisci che... Io, se mi io quando l'ho riascoltato e ho pensato, e continuo a pensarlo come Francesco, quando, che comunque ci sono 3-4 pezzi, il disco secondo me è un capolavoro, quello va detto, è al di là della qualità musicale totale, cioè un capolavoro perché, ripeto, Francesco ha piena ragione, le sonorità e l'idea del rock and roll nascono qui, e quindi proprio a livello musicale, non a livello di esplosione, diciamo, mediatica, o, nasce proprio qui. E quindi cioè per me un disco uscito nel 57 a maggio di pezzi che sono partiti registrati al 55, comunque da quello che sappiamo sono registrazioni anche, no? Quindi pezzi anche di 2 anni prima dentro il disco. Io trovo che già leggendo gli School Days, Too Much, Brown Down, Downbound Train, cioè basterebbero questi poi 4 pezzi all'epoca in un disco da 10-12 canzoni per essere un capolavoro, cioè. Avevi talmente spezzato i reni che basta. Cioè, ci sono dischi che non per forza sono capolavori 10 canzoni, magari ne sono 4 talmente elevate. Poi le altre 6 non è che fanno schifo, sono buone cose, ma quelle 4 talmente elevate che rendono il disco imperdibile, un capolavoro. Io sono, secondo me, i fratelli Chess qui, o i cugini Chess, Lennon e Phil, ci hanno visto di morto lungo, su questo uomo nero lungo. E per me il disco è molto fisico, ti ho detto, quindi so solo che su Downbound Train ci hanno costruito tutta la carriera di ZZ Top, insomma, cioè, insomma quel riff lì l'hanno ripetuto in tutti i dischi almeno 4 volte, cioè, poi nasce anche se anche già c'era, no, l'idea di fare il treno, no, con la chitarra, con poi Downbound Train il chitarrista la prima cosa, ora te mi fai il treno alla Chuck Berry, ecco, insomma, fai quel modo lì di riffare. Non va anche dimenticato che nel rock and roll è uno dei primi che stoppava, che è una cosa tecnica ridicola, ma stoppava le corde, stoppava, dava proprio quel senso a volte di incrinato, no? Con la mano poggiava un po' su quei pick-up, dava anche quel senso, prendeva quella nota, specialmente anche quando faceva questi pezzi dal vivo, teneva quella nota, la storpiava, la stonava, la suonava con quel plettro fuori tempo volutamente, eh? Chuck Berry è proprio l'essenza, After School Session è la nascita del rock and roll. Chi lo nega, nega l'oggettività di una cosa che dovrebbero dire tutti, poi ognuno pensa che le vuole, però ci sono alcune cose che non si possono cambiare. E dire che After School Session non sia un capolavoro è una bugia, e dire che Chuck Berry non è il re del rock and roll è una bugia. Quindi Fede, per me senti. è fisico l'approccio a questo disco, cioè io quando sento questo disco io mi devo muovere, cioè è un problema. Io non riesco a mettere After School Session e cucinare. Non riesco perché poi mi vola Butti tutto. tutta all'aria. Eppure è un disco che ha 70 anni, cioè quella è la logica. Cioè, è un problema, per me è fisico proprio, cioè, mi entra addosso. Me lo Fede. sento addosso Chuck Berry e vorrei essere nero in quel momento, mi sento anche in colpa perché è da razzisti, secondo me vorrei. Poi sono Vorrei proletario, essere sarà la sulla sua proletaria. chitarra. Vorrei essere la sua chitarra e vorrei essere anche lui, perché di quel periodo, quei 2 anni, perché penso che abbia trombato tutta l'America. Ecco, quindi. Fede, senti una cosa, passando al secondo album, a te che effetto ti fa Wanda Zemberis? Iniziamo col secondo album, iniziamo proprio da te se ti va. Che effetto ti ha fatto invece questo disco che è un po' Io in particolare? realtà l'ho scoperto un po' più tardi, sinceramente, il secondo album, perché c'avevo una tale fissazione con After, che poi quando sei allora, va considerato il fatto che io chiaramente come tutti noi non siamo nati nel momento in cui compravi subito il disco dopo di Chuck Berry, cioè perché io poi quando ho comprato il primo poi c'avevo da comprarmi la roba. No, c'avevo da comprarmi Pere Ubu, c'avevo da comprarmi Tuxedo, c'avevo da comprarmi altre cose, quindi ci stavo meno dietro alla radice. Poi piano piano ho deciso, famosele, cosa devo dire? Secondo me non ha la forza del primo, probabilmente perché chiaramente ormai Barry comunque aveva già un suo stile, quindi c'è un certo tipo
seppur si allontani alcune cose, di riverbero del disco precedente, cioè, quindi è inutile. Però The Sweet Lick 16, Rock and Roll Music, insomma, è un disco che io ascolto sempre volentieri, ma a differenza del primo, che per esempio me lo metti tutto e me lo ascolto anche 3 volte di fila, non è un disco che è un disco che salto le canzoni, ecco. Diciamo così. È un bel disco per me, un ottimo disco, ma salto le canzoni, questa è una cosa molto personale. Cioè, questa non la voglio sentire, a me la Juanda non me ne frega un cazzo. Non la voglio sentire, non mi garba, non mi interessa, andiamo subito, subito, subito a Reeling and Rocking. Cioè, è una cosa di gusto personale, non è come di là, che anche le canzoni che reputo magari che mi garbano meno, non riesco a levarle, cioè non mi riesce ad andare, perché io sono vecchio stampo, sul pulsantino del telecomando mandare avanti il CD, non riesco. Qui riesco, via, Sweet Lick 16 si apre alla grande, poi passiamo oltre, ok? Quindi cioè, trovo che ci siano un po' dei riempitivi qui dentro, ecco, per me, come Vai gusto. tu, Fra, vai tu con Wanda Zemberis. Beh, sì, no. 1988. Sì, tutto sommato sono d'accordo con Federico. Poi, vabbè, sostanzialmente. Però si può dire una cosa, magari a difesa di questo disco, che a parte il fatto che ci sono un paio di pezzi, vabbè, straordinari, Sweet Lick 16, ne abbiamo parlato già prima, quindi sicuramente è un pezzo che anche nel testo, no? Questo dare la voce a sta ragazzina. Oggi parlare di queste cose fa sorridere, però negli anni 50 dare la voce ad una ragazzina di 16 anni che si ribella ai genitori perché vuole andare ad ascoltarsi il concerto di rock and roll era una cosa rivoluzionaria. Oggi ovviamente fa ridere, ma bisogna contestualizzarlo ovviamente. E poi Rock and Roll Music è un pezzo, secondo me, molto interessante anche, ripeto, un'altra volta per il testo, perché in questo testo Chuck Berry dice: io non è che non ami il jazz, però il jazz a un certo punto si perde dietro questo ritmo così sfaccettato, no? Ovviamente sto parafrasando, che il jazz diventa una sinfonia. Io invece voglio quel ritmo fisso a cui aggrapparmi. Cioè, qui c'è proprio il significato della musica. Non a caso è un pezzo che i Beatles hanno suonato e strasuonato, no? Anche ad Amburgo, nella loro prima fase. Cioè, l'idea del rock and roll come una musica ritmica, in cui gli accenti, no, sulla seconda e la quarta battuta, no, sono proprio una sorta di meccanismo costante a cui aggrapparsi, perché il jazz, Berry lo dice, io lo rispetto, però poi magari a volte ti ci perdi dietro questo flusso ritmico e non sai magari dove andare a parare. Invece nel rock and roll questa cassa quasi dritta, no, diciamo così, mi salva un po' e mi rende, diciamo, mi trasmette questa sensazione di euforia e di orrore di cui parlavo prima. Però è un disco che magari sì, è diverso dal primo perché non ha quell'impatto, però qui Berry dimostra che comunque conosce ancora altra materia, per dire c'è musica comunque messicana, ci sono anche dei tocchi jazz, magari a ben vedere, magari sepolti un pochino qua e là. C'è un po' di, diciamo, di variazione, perché poi anche il titolo, no? Wanda Zemberis, con le fragoline in copertina, no? Viene offerto quasi come una chicca. E c'è il boogie, c'è un po' di musica, anche di hillbilly, no? Questa musica delle montagne che poi aveva dato la stura al rockabilly. Insomma, il secondo disco sì, è un pochino meno d'impatto, però secondo me qui a me non piace molto, lo ripeto, per me io sono più per quello successivo e per After School Session, però è un disco in cui diciamo Chuck Berry dimostra di essere uno che la materia la conosceva e quindi si piega anche a dire altre cose, perché magari ripetere lo stesso disco, cosa che poi in molti faranno, no? Nella storia del rock, no? Di ripetere il primo, cercare di andare dietro al primo, magari poteva lasciare un pochino spazio alle critiche. Poi qui il chitarrismo di Berry comunque diventa anche un pochino più sfaccettato, quindi la grandezza sta anche in questo, no? Si perde un po' di vista l'idea della distorsione, perché comunque viene un po' limata, no? Perché poi Maybelline per me è la canzone più distorta che ha fatto Chuck Berry in assoluto, ma lì fu anche un caso, perché magari i discografici lì non se ne sono accorti. Quindi sì, io sostanzialmente sono d'accordo con Federico, però magari si può dire che diciamo, a scagionare un pochino Berry si può dare
diciamo, come punto a suo favore questa volontà, no, di gettarsi nella mischia e di scrivere anche pezzi messicani, il Billy, latini, latineggianti, perché lui poi ce l'aveva questa idea, no, di mettersi anche in gioco con altri generi, cosa che un po' lo differenzia da altri rocker dell'epoca, che avevano più l'idea di, diciamo, di ripetere il singolo di successo ad oltranza. Quindi in questo, vabbè, era un grandissimo compositore. Io allora sono d'accordo con voi due, è sicuramente un disco minore del primo, quello è chiaro, anche perché secondo me su questo disco, che volendo è anche prodotto leggermente peggio a livello proprio sonoro, è un pochettino più lo-fi in qualche maniera, incomprensibilmente poi, perché invece quello dopo ritorna a un livello produttivo audio anche forse anche superiore a quello di After School Session. E è un disco che è più antemico quando ci sono le canzoni movimentate. Tanto che appunto Sweet Little 16, me le sono scritte alcune perché Baby Doll, Rock and Roll Music, è più antemico nei pezzi più movimentati e è più popular nelle ballate invece. A me ha dato l'idea, l'impressione ascoltandolo, proprio che volesse arrivare ancora più addosso a determinati target pop. Quindi nelle canzoni movimentate di più alle persone, magari ai bianchi, alle persone comuni in generale. Quando utilizza questo Spanglish, questo dialetto, diciamo, no, no dialetto, insomma, questa storpiatura dell'americano mischiato un po' con lo spagnolo, lì lui si sta rivolgendo ancora di più alle popolazioni afroamericane. Quindi c'è ancora più la volontà di arrivargli addosso, tanto che appunto la Ruanda c'è aspetta, vabbè, ce ne stanno anche un altro paio di pezzi, adesso non me li sono segnati, un altro paio di pezzi proprio in Spanglish. C'è proprio questa volontà di essere caraibico quasi, di essere proprio più afro possibile. Tanto che, come diceva giustamente Francesco adesso, gli altri musicisti non erano arrivati a questo livello di mistura musicale con le altre culture, perché Bo Diddley, che è rimasto famoso per il Diddley Beat, aveva preso la clave soprattutto, no? Del Sud America. Ma oltre a quello non andava. Lui invece utilizza proprio il linguaggio dei messicani e degli afroamericani in generale. Quindi è, secondo me, un disco molto più sbilanciato da quel punto di vista, anche se c'è una How You Changed, che è una chicca pazzesca. Per me forse è la più bella ballata da quel punto di vista della sua produzione. È una canzone sofferta che quasi non ti aspetti in un disco così scanzonato, no? E così ancora di più giocoso e pop. Però è un disco molto squilibrato perché secondo me a livello forse appunto discografico o di volontà dall'alto doveva arrivare ancora di più massicciamente addosso alle persone. E un po' sta forzatura l'ho sentita io quando ho ascoltato più attentamente questo disco, perché poi una cosa è sentirlo un po' così in leggerezza, una cosa è soffermarcisi un pochettino più sopra. Quindi sono d'accordo con voi. Non skippo le canzoni perché comunque anche quando fa il pezzo appunto più Spanglish e più lento, ma anche quando fa la jam, perché poi un pezzo come Guitar Boogie non è altro che lui che rende marketing e rende, cioè capendo di essere diventato iconico, no, non fa altro che creare il marchio e quindi ti fa una canzone che si chiama Guitar Boogie, che è il Berry Boogie, parte col suo riff e non è altro che una sorta di jam, perché almeno sentendolo mi sembra totalmente improvvisato. C'è anche su Roly Poly, sul disco prima, però qui ancora più forte. C'è Guitar Boogie o Rockin' at the Philharmonic, mi sembra che sia di questo disco. Cioè, lui crea un probabilmente i discografici creano un trademark su di lui, e questo disco forse è il più trademark possibile del nostro Chuck Berry. Per arrivare poi al terzo. Volete dire voi qualche parolina sul terzo o mi allungo io che sto così sul Come discorso? vuoi, Claudio? Che poi sostanzialmente il terzo riprende un po' dei brani che già abbiamo già incontrato. Tra l'altro c'è una chicca, visto che leggevo adesso nel commento lì, ho letto un commento su Beefheart, visto che quando vedo Beefheart dritto subito le orecchie, se Barry è stato influenzato da Beefheart. Beh, ci sono delle registrazioni con Gary Marker, registrazioni un pochino inedite, in cui Beefheart suonava Almost proprio Grown, il primo pezzo di Barry Is on Top. Quindi, oddio, Beefheart non è diventato Beefheart perché
si è lasciato influenzare da Chuck Berry, questo lo sappiamo, penso che lo sappiano anche i nostri, diciamo, lettori e ascoltatori. In realtà, però, il rispetto che Biffard aveva per il rock and roll passava solo attraverso Chuck Berry. Non a caso scelse proprio questo pezzo che apre questo disco. Però Che poi è un disco. Sì, dimmi, lo Claudio. sai, allora, so d'accordo, però lo sai che io Biffard l'ho sempre sentito molto diddleiano, con quei ritmi Ma irregolari. infatti, ma infatti, questa poi è quella, è una cosa che ci dicevamo in altra sede, il fatto che comunque Diddley ha influenzato più il rock acido, la psichedelia, e quindi in parte anche il primo Biffard. Tornando poi a sto disco sostanzialmente, se uno dovesse magari beccare un disco così, giusto per conoscere Berry, comunque magari si troverebbe comunque con dei pezzi storici, perché comunque Maybelline, Johnny B. Goode, Little Queenie, Rollover Beethoven, Around and Around sono dei pezzi, sono dei classici, quindi io la vedo più come una raccolta questa qui. Anche la copertina l'ho vista sempre un pochino caruccia, no? Con questo fatto delle fragoline che ritornano, però sono sopra Bellissimo, la panna. bellissimo. Cherries on top, cioè è come se fosse in questo caso la fragolina sulla torta, no? Più che la ciliegina sulla torta. Quindi non lo so se magari dovendo scegliere i pezzi immortali in questo disco sono i soliti. Poi lui si concede sempre qualche, per dire, i Pedro, sempre qualche chicca che esce un pochino al di là, perché poi quello che dicevi tu, Claudio, no? Anche questo, quello che avevo accennato anche in precedenza, anche questo voler suonare musica messicana. Beh, non ci dimentichiamo che negli Stati Uniti, in alcune zone, i messicani erano tutt'altro che, diciamo, una minoranza. Anche Biffard, no? Aveva anche Zappa, no? Dedicavano i pezzi ai Pachuco. Cioè, la moda di vestire in un certo modo e di, diciamo, di tirare in ballo questa cultura messicana. Quindi Berry è uno che la realtà la vive, cioè è uno che la realtà la conosce, è un poeta ed è folk perché, diciamo, vive l'attualità. È questo che lo rende diverso dagli altri rocker dell'epoca, è questo che lo fa amare subito. Cioè, perché questo parlare in maniera molto schietta, no? Cioè, diciamo, di andare lì al bar ad ascoltare la musichetta dopo la scuola, cioè, questa è una cosa che abbiamo vissuto tutti. Cioè, io ricordo anche quando andavo a scuola, cioè, per noi o giocavamo a calcio o ascoltavamo musica. Cioè, quindi per noi, diciamo, la musica era quello che era per i ragazzi degli anni 50, soltanto che negli anni 50 non c'era un pregresso. Non c'erano i genitori, gli zii o i fratelli che ti passavano la roba. La musica, cioè la musica la scoprivi in quell'istante e la scoprivi attraverso dei pezzi che parlavano di te, dei pezzi che parlavano di te. Pure questo prendere in giro Beethoven, no? Con questo modo sarcastico, no? Rigirati nella tomba. Cioè, questo era anche un modo attraverso cui i ragazzi dell'epoca, no? È documentato, se la prendevano con i propri genitori, cioè rigirati nella tomba, cioè cambia prospettiva, cioè invitare Beethoven, che oddio è praticamente forse il massimo Fede si è compositore. abbacchiato, tirate su Fede per favore. Capisci? A Fede gli è cascato l'accendino e l'ho No. agguantato. Poi vabbè, c'è un pezzo quasi autobiografico. Johnny B. Goode, la strada in cui è vissuto Chuck Berry era la Good Street, quindi c'è anche un po' un modo per parlare della sua realtà. Io questo lo preferisco al secondo, ma vabbè, qui vinco facile perché poi ci sono dei pezzi, praticamente se non i più belli di Chuck Berry, poco ci manca. E la produzione è anche un pochino più rifinita, perché secondo me questo Esatto. disco venne lavorato dalla casa discografica pensando già ad un greatest hits, cioè a un primo greatest hits, perché poi c'era questa idea di massimizzare subito, diciamo, il successo di un artista, perché poi non ci dimentichiamo che, come ricordava anche Federico in precedenza, cioè il rock and roll sostanzialmente si brucia in 2 o 3 anni. Poi le case discografiche corrono ai ripari, anche perché, diciamo, ci sono le proteste, no, contro questi testi così particolari, questa musica così ossessiva e rumorosa. Corrono ai ripari inventandosi questi personaggetti, magari anche questi tredicenni che suonano questa musica smielata, no, cercando di vendere il rock and roll sotto forma di risciacquatura, no, di risciacquatura crooneristica.
Quindi forse questo era anche un disco che in un certo senso già si proiettava verso un po' la fine del rock and roll. E secondo me, dopo questo disco, Chuck Berry, a parte il fatto che sì, avrà poi, vabbè, sarà anche un pochino incastrato lì. No, no, per me Sarà. non era l'ultimo di Chuck Berry, per me questa No, data, l'ultimo. 59, è la fine del rock and Vai roll. Fede, allora vai Sì, tu, sì, sì, sì. parla tu della tua visione C'è di poco Harrison Top. altro, Francesco ha detto tutto, c'è poco altro da dire di un disco che in realtà è un greatest hits, cioè se ci buttavano dentro, se facevano un misto di Undoes e questo qui e i migliori pezzi di Undoes rock and roll, li buttavi qui, ne levavi un paio di qui, è un greatest hits totale del rock and roll, cioè c'è tutto tutto il rock and roll, tutto, perché Almost Grown Cowgirl, Maybelline, Johnny B. Goode, Peter Queenie, cioè qui del Roll Over Beethoven, Around and Around, sono 12 pezzi, oltre alla durata sui 28-29 minuti, quindi una meraviglia di disco, 12-13 canzoni che durano una sega, quindi io quest'uomo qui è adorabile. Cosa ci posso fare? Per me la grandiosità di questo disco, come tutti e tre i primi dischi di Chuck Berry, poi alla fine anche quello di prima, non si sia capito male, non è che a me non piace, è che trovo che le sue escursioni nell'altro genere musicale siano molto interessanti, perché poi me le facevano. Però Non è nelle tra tue l'essere corde. interessante, no, tra l'essere interessante Certo, e l'essere riuscito, certo. Certo. per me c'è una differenza. Secondo me Chuck Berry nelle 3-4 canzoni che di là ci ha provato, in un paio l'ha prese, un paio l'ha lisciate proprio di brutto, con dei suoni di chitarra che non sono i suoi, si sente e che ci ha provato, ma secondo me va bene, eh? Io sono dell'idea che il musicista prova anche a fare una cosa e poi piglia la musata, perché se no sei lì sì, fai sempre il solito disco e ce n'hai uno, due, e poi sei a posto tutta la vita, saresti a contraffa. Invece quando magari come me sei fissato con un David Sylvia, non sai mai che ti tira fuori, magari fa anche ca, però non sai con chi può comporre, se mi arriva il disco elettronico, mi arriva il disco più folk. Cioè, Chuck Berry nell'epoca ha fatto un po' quello. Certo, chiaramente. Secondo me nel secondo disco c'è stata come è uscito circa 11 mesi dopo l'altro, con pezzi mezzi registrati al volo, mentre lui faceva i tour, secondo me è anche per quello che è registrato peggio. Secondo me è un disco, Chuck Berry ha venduto tanto, vai, vai, fai uscire subito il disco. Sicuro, sicuro. Secondo me è così, buttaci i riempitivi che c'hai, quindi Chuck Berry ha potuto fare un po' più i cazzi suoi a livello magari appunto di Calypso, appunto di Tex-Mex, perché gli è sempre piaciuto questo modo di fare così, quindi ci ha messo un po' delle sue influenze in realtà, più che invenzioni, ecco. Trovo che questo disco chiaramente sia più basato sulle sue invenzioni che sul cercare di portare il suo modo di fare nelle invenzioni altrui, che a volte portano a un'innovazione anche che Chuck Berry ha portato avanti, a volte invece portano semplicemente lui a suonare quello che si suonava 15 anni prima, e quindi non mi interessa assolutamente. È questo. Questo disco qui è clamoroso. Maybelline è del 55, certo, però in disco è del 59. E qui c'è Johnny B. Goode, ragazzi. C'è Johnny B. Goode è talmente entrato nella collettività americana, cioè, che basta ricordare Ritorno al futuro. Sì. Non, anche Ritorno al futuro non sanno nemmeno beccare i tempi giusti, no? Perché è ambientato nel 55, quindi lui avrebbe dovuto suonare Maybelline, no, Johnny B. Goode. E avrebbe dovuto dire a questo al telefono: senti Chuck, senti il nuovo riff e ground che cercavi, no? Cosa che io ho trovato sempre insopportabile di quel film. Sapete perché? Sono un po' stronzo. Perché? Perché sembra che in realtà in quel film il rock and roll l'abbiano ambientato i bianchi. Sì, è vero. Per il giro comunque, alla fine lui ha sentito suonare da un bianco e l'ha suonata lui. Quindi Certo. quel film Bilale è gli è fatto. rimasto No, contento perché quel film sicuramente. lì, io sono più sul cinema, quindi qua ci ascolto la musica, quel film lì è un po' sbarellante. Zemeckis, pur essendo sinistrorzo, lì si vede che c'era Reagan, ha dovuto un po', come Chuck Berry dava ai suoi produttori, quando col cazzo, ha dovuto dare il finale volutamente edonistico americano, perché Ritorno al futuro, il primo poteva benissimo tornare, che lui era sempre il suo babbo, un impiegato normale, con una macchina normale, fare una bella vita, ma non farsi mettere le mani in testa da Biff e esserne davvero amico. Invece il fatto di averlo fatto diventare Biff la vittima, e loro hanno 18.000 macchine, miliardi, e sono corporzino yuppie, in realtà per me, anche quando lo vidi, disse: ma è un finale da stronzi. Cioè, questi invece di capire degli errori dell'altro lo trattano come una merda, come lui trattava loro. Bravi,
belle merda. Se ribalti a quel punto tifi per Biff. Cioè, io ho finito da adulto, quando l'ho guardato ho fatto cazzo. Quando l'ho vista al cinema con 15 anni non ci ho fatto caso, ora avrei fatto per Biff, perché poveraccio, alla fine e ci rimette lui. Quindi cioè, è quello che dico, però suonano Johnny B. Goode, cioè Johnny B. Goode, come ho detto all'inizio, l'hanno fatta in tutte le versioni del mondo. Cioè io ho sentito fare Johnny B. Goode a Tri Sanremesi, modello Nila Pizzi e Villa, cioè Johnny B. Goode l'hanno coverizzata, dicendoci la verità, pure il mio gruppo si è fatta pure noi modello Suicide, perché poi la grandiosità dei pezzi e che poi la grandiosità dei Suicide dopo, la grandiosità dei pezzi di Chuck Berry, che se li ironizzi con dei roba alla Ghost Rider e te metti il riff in seguito, noi ci fece una cover di Maybelline velocizzata un po', dove io avevo la voce completamente chiaramente distorta, era uno squallido copia dei Suicide. Però a noi ci piaceva tanto a 20 anni, le puoi rifare come cazzo vuoi, cioè quei pezzi lì li puoi veramente allungare, farli diventare low core, farli diventare 10 minuti e tirarci fuori un arpeggio ogni 3 ore alla codein, cioè ci puoi fare quello che vuoi con Chuck Berry in realtà. E poi che l'ispirazione, chiaramente come diceva prima Beefheart, la dà a tutti, anche a Beefheart, però proprio perché probabilmente ci è cresciuto anche lui, però nella sua musica se ne sente veramente poco, ecco, del Chuck Berry non è in quel senso lì, però è chiaro che secondo me, specialmente in questo disco qui, cioè, appunto, cioè, sputare su Beethoven è uno dei motivi, sputare Chiaro, metaforicamente e chiaro. ironicamente come faceva Chuck Berry, che sapeva che Beethoven era un genio altro che lui, cioè non è che è Vabbè, scemo, chiaro, chiaro. però c'aveva proprio questa grandiosità anarchica di dover dire quello che voleva, non ne fregava niente, cercava di stare dietro il più possibile ai produttori, ma poi alla fine è stato il motivo per il quale adesso io, quando parlo con gente che esce dal conservatorio, gente che è fissata che se non sai leggere la musica non puoi capire la musica, già, vabbè, non la puoi suonare, io non la so leggere, la suono da 32 anni la musica, che cazzo vuoi, magari farà schifo. Dire che non la puoi suonare è una bugia, che non la capisci, che non vedi, se non Ma riesci a unire i puntini dello spartito è una cazzata per me. E senti, ma lui, noi perciò secondo, abbiamo fammi finire, è il maledetto sì, beh. Chuck con questa canzone. Tutti poi questi fissati con la classica e basta mi dicono: vabbè, basta ascoltare l'Over Beethoven per capire quanti voi col rock and roll vi faccia cacare. Non hanno capito un cazzo. Cioè, a me piace la musica classica, voi non il rock and roll perché avete paura che Chuck Berry non sapesse leggere le notine. Cioè, io sono dell'idea che la musica la porta avanti il tempo. Ormai Chuck con questo disco, e finisco sul disco Chuck Berry's on the Top, è un disco che ormai ha 60 anni passati ed è un disco che secondo me, se il mondo mai riuscirà ad avere altri 150 anni di vita, avrà lo stesso valore di Beethoven. Punto. Il tempo dà la musica classica. Una battuta meravigliosa in uno Star Trek è quando loro mettono i Beastie Boys, e siamo nel 2000 270, una cosa del genere, mettono Sabotage e dice: ah, oggi musica classica. Cioè, mi capisci? Ecco, quindi in un certo senso Chiaro. bisognerebbe un attimino dare anche a Barry quel che è di Barry. E se uno che ama la musica in tutto, classica, lirica, opera, quello che li garba, jazz, blues, Ramazzotti, se ascolti Maybelline, Johnny B. Goode, Rollover Beethoven, Around and Around e non ti fanno niente, secondo me potresti perdere il tempo che hai, stai dedicando all'ascolto della musica, lo puoi dedicare all'uncinetto. Oppure sei in uno stato Probabilmente di incoscienza e non te ne sei accorto. saresti un incinettista perfetto. O se no, torna a Ramazzotti a romper cazzo. Questo parte il Allora, discorso. vado io con. E poi, Vabbè, sia chiaro, ognuno ascolta il cazzo che vuole, è musica. chiaro, chiaro, ma è tutto in Però, goliardia, si sa, insomma, dai. goliardia relativa, io gradirei anche la gente ogni tanto fosse scossa e gli fosse detto: fai ca a te, i ricchi e poveri, e devi ascoltare Chuck Berry, basta. Hai rotto i coglioni con Nirvana. Ascolta Melvins 5 minuti, cioè, ma non perché io adoro Nirvana, è proprio una questione che la gente va, secondo me, ogni tanto scossa con cose che vanno sopra le righe. Bisogna ogni tanto esagerare, tanto che se te ne frega, poi subisco io, Federico, a dire che la gente incapisce un cazzo di musica, Ah, perché no, vabbè, ma sai, infatti se non non ci c'hai stanno problemi. almeno After Cool Session, e io lo chiamo Top di Chuck Berry, Top, quello nel mezzo te lo posso anche lasciare andare, ma sarebbe una crudeltà. Cioè, se non c'hai i primi 3 dischi di Chuck Berry, non suonare rock and roll, non fare rock ora, perché
non dico sono esperto, perché secondo me la base, la partenza è indispensabile in tutte le arti. E quindi se io non ho, voglio fare il critico cinematografico e non ho determinati film muti di Murnau e così, non potrò mai capire determinate opere di adesso. E non si parla di classica, si parla anche di film degli anni 50, 60. Ormai il passatismo sembra quasi diventata una cosa terribile. Un passatista, come mi definiscono a me, io non è che io compro circa 80-100 dischi l'anno per i cazzi miei, nuovi, no, vecchi. Io non è che sono passatista. Il problema grosso della nuova musica è che bisogna andare a cercare in una maniera assolutamente difficile. E Chuck Berry, perché i produttori di adesso se ne strafregano, tanto un bene nulla. E la cosa che ancora mi stupisce di questo disco è che comunque i produttori Chess ci credevano ancora, hanno avuto ancora fortuna perché il disco ha venduto di lusso. E quindi c'è proprio una mancanza, secondo me, incredibile nella musica di oggi, che qui si riscopre non solo per la musica che magari non ha mai ascoltato, ma proprio anche per, magari ti porta a studiare com'era la condizione della musica, com'era la condizione societaria del momento, com'era la condizione politica. Cioè, ormai tutte queste cose vengono distanziate dalla musica. È uno spettacolo, X Factor, è The Voice, è di lì, è di là, c'è l'immagine Tra l'altro sopra. stasera c'è X Factor in contemporanea a noi, eh? Ma guarda che quelli che tanto fanno i guappi, che dicono che si intendono tanto di musica, stasera sono lì che guardano X E Factor. certo, se infatti siamo a metà dell'altra volta qua, ma non ce ne frega un Domani. cazzo. Non gli frega un cazzo a nessuno, perché domani devono tutti comunque parlare di X Factor, perché se no non sei dentro nulla. Quindi che sei ascoltatore, magari ti fa anche K X Factor, ma ti tocca, se no il giorno dopo a scuola non sai che ragionare, o perlomeno scuola, chiamiamola scuola, questa cosa interattiva che stanno facendo ora, oppure sei uno che scrive per riviste, per giornali, ed è costretto a fare il pezzo su X Factor giornaliero, che ti garbi o non ti garbi, e non ne scrivere male. Che se non scrivi più, è quello che dicevamo l'altra volta. Guarda, gli scrive bene, perché tanto un altro trentenne stronzo che mi va lì per 50 euro e mi scrive un pezzo per 15, lo trovo dove mi pare. Quindi, cioè, diventa. È chiaro che Anche quello sì, è un di discorso che Chuck abbiamo Berry nel affrontato nel 2020, discorso scorso. È sempre Claudio, verde, sempre verde. è chiaro Cioè, è che palese a tutti, anche a chi ci sta si vuol dentro. fare gente, non si può parlare di Chuck Berry. È Chi vero. cazzo gliene frega nel 2020 di Chuck Berry E se noi non che ha. cosa facciamo invece? Io parlo di quello che mi Ce ne pare. sbattiamo? Lo dice Francesco? Fammi dire una parolaccia a Francesco. Bella napoletana. No, io la dico. No, è un uomo per bene, è un uomo per bene, non lo dico io, ce ne sbattiamo un Ugaz. No, vabbè, ma sono d'accordo, Federico, lo sai, cioè il problema cazzo. Ma non me lo pongo però, Ma non mi veniva da ridere quando hai detto, mi veniva da ridere quando hai detto che costringere a fare il pezzo. Guarda, ammesso, io ammesso, io scrivo su una webzine, no, quindi più che altro lo faccio con passione. E pensa che c'è gente che comunque mi scrive perché gli devo togliere le recensioni con i voti bassi, perché questi sono abituati così, eh. Cioè, Certo. io sono abituati ad avere quei voti perché altrimenti non ricevono i dischi. Io ricevevo i dischi anche da una famosissima casa discografica, diciamo, underground, famosissima. Una delle più famosi, il tizio, la tizia mi scrisse dicendo: ma questi voti, insomma, non mi ha mandato, non ho più ricevuto sue notizie. Ma io sono contento, figurati, ma non perché io sia chissà che, ma questo per farti capire come funziona la musica. E quindi noi perciò parliamo di Chuck Berry. Vediamo, Claudio, tu che ne pensi allora di sto disco? Dai, No, perché vediamo un poi po'. Federico quando parla te prende, e quindi mi ero anche dimenticato che No, stavamo a parlare del terzo. io sono curioso di quello che pensi tu del terzo album, perché poi. No, allora, io anche qui sono d'accordo, cioè nel senso Chuck Berry son top, i son top, cioè secondo me è proprio un perfezionamento delle sonorità berriane, cioè secondo me porta alla perfezione sia gli esperimenti, sia, cioè, tutte le sue direzioni sonore, anche quella dello Spanglish. Lo porta secondo me a perfezionamento. Poi po possa piacere o meno, sicuramente una canzone Ehi Pedro non è bella quanto Johnny B. Goode, però la cosa molto interessante Ciao di Pedro. la cosa molto interessante di Chuck Berry è che anche un pezzo come Ehi Pedro, che pochi conoscono e molti meno sicuramente lo apprezzano, la base sonora è so gente che picchia sulle stoviglie. Quindi anche lì c'è una sperimentazione sonora che molto spesso uno magari dice vabbè, niente di che è sto pezzo. E però senti la stoviglietta, senti la forchettina che sbatte addosso alla pentola. E non è una stupidaggine perché, appunto, se tu fai il pezzo
proletario totale, e rapportarlo a tavola dove c'è sto, dove appunto c'è sto modo ubriaco di cantare col rumore delle stoviglie sotto. Cioè, io il pezzo proletario te lo porto dentro alla cucina, dentro alla. Claudio, ma lì nasce la stoviglia rock, eh? Lo Lì, stoviglia certo, rock, lì parte il boogie de stoviglia, che non è mica una stupidaggine. Quindi, Spongebob. io che, cioè, nel senso, sono d'accordo con voi, è sicuramente l'album più perfetto, se vogliamo, di Chuck Berry, perché è prodotto, tutte le canzoni sono prodotte alla stessa maniera, cosa che nei dischi prima non era così. Si sentiva proprio che erano pezzi registrati anche in tempi diversi. Qui invece la produzione è uniforme. C'è Almost Grown che parte ed arriva subito, ecco, una stovigliata addosso, perché c'ha quel call and response col coro che a me mi ha sempre fatto impazzire. Allora, non è l'album più rivoluzionario di Barry, però è l'album di qualcuno che ha inventato tantissime cose e le ha portate al loro margine. Più di così, se fa, cioè, Chuck Berry più di così non poteva fare rispetto a quello che ha inventato. E Chuck Berry's on top è proprio, oltre alle ciliegine dentro la coppa ci sta pure un po' di panna sopra. Cioè, è il top, basta. Il discorso è Ma finito, poi, capito? Claudio, la cosa che forse bisognerebbe, no, forse non l'abbiamo detta abbastanza, no? Sto fatto che, cioè, Barry alla fine inventa pure il riff rock and roll così come lo conosciamo, Ma cioè sì, ma quel riff. cambia il ritmo della chitarra, accorpa il riff di chitarra, lo accorcia, poi fa un assolo in cui ripercorre la melodia, la ricalca, un pezzo invece che se ne fotte assolutamente a livello armonico e fa tutta un'altra cosa. Cioè, non c'è mai le coordinate, è uno talmente istintivo, c'è cioè l'istintività proprio totale e il vezzo per il gioco, che tu non te. Cioè, la prima volta che lo ascolti, anche se hai ascoltato gli epigoni di Barry, che molto spesso provano a rifarlo, Spesso provano non a ce l'hanno rifarlo. quella creatività, perché lui fa, non fa mai quello che ti aspetti, capito? È una cosa pazzesca, pazzesca. Ma poi non so, cioè, a me sta cosa fa impazzire, cioè il fatto che uno dei miei dischi preferiti, no? The Modern Dance dei Perubu, quando Vabbè. inizia con un riff, alla fine dopo vabbè il suono iniziale, quel mugolio, no? Un riff Federico dice alla presente, vabbè, ma qua regà, cioè, mi hai tirato fuori il dischetto così. Cioè, la danza moderna dei Perubu, quindi una musica rock per l'era industriale che riparte da Chuck Berry, e vabbè, in quello erano 10.000 anni avanti ai punk, vabbè, ma i Perubu, Vabbè, i Perubu, l'altra pasta in generale proprio totale. lasciamoli perdere proprio, c'è cioè, una banding stratosferica incredibile, cioè, una cosa incredibile, Tra allucinante. l'altro, Cioè, scusa Fra, entro di scivolata, ho visto che gli hai tolto mezza stellina su Radio Music, non mi fa incazzare, Ma a chi? eh? Tu, Allora, Modern Dance. io te, guarda che lo guardo il Vabbè. tuo Radio Music, cioè ti sei azzardato a levargli mezza stellina a The Modern Dance, ma io ti denuncio. Vabbè, ma tu hai visto chi ha tutte le stelline, però dai, E l'hai vabbè, visto? però Devo fare. scusa, cioè, dai, vabbè, scusa, prosegui il discorso, scusami. Devo fare una scala di valore. No, è niente, cioè per dire che praticamente alla fine, se tu ci pensi, no? Cioè l'idea del riff che ritorna in Modern Dance è comunque quella di Barry. Ho citato i Perubu per citare i Perubu, ma perché è praticamente il rock and roll nell'era delle macchine, no? Il rock and roll industriale, della danza moderna, quindi, ma si potrebbe dire per tanti altri gruppi, ma comunque. È una banalità quello che sto dicendo, nel senso che però è l'ovvio che a volte viene dimenticato, cioè il riff di Chuck Berry è il riff nudo e crudo del rock and roll, cioè prima non c'era quell'idea, no? Questo suono squillante che chiamava alle armi, cioè quella era proprio una chiamata alle armi ed era un modo per, cioè praticamente era come la campanellina della scuola, appunto per l'after school session, mi verrebbe da dire. Sì, che poi. Cioè Esatto, vai, vai. no, infatti, a proposito di questo, Johnny B. Goode, secondo me, è la canzone proprio epitome del rock. Cioè, Johnny B. Goode è la canzone che ti dice come l'ho fatto io il rock partendo da zero e sono diventato famoso. Tutti potete far rock e tutti potete diventare famosi e ricchi e tutto quello che consegue. Quindi, cioè, significa, prende Chuck Berry con una canzone gli ha detto a tutti: potete prendere la chitarra e fateci quello che volete, perché nel migliore dei casi diventate come me. Vai, cioè è la canzone che fa partire la baraonda del rock e dai là tutto qua, a tutto il resto, a tutto il resto. A tutto il Sì, resto. no, Poi, questo sì. permettetemi una postilla, vi racconto una storiella brevissima. Io lessi una volta un articolo
su Keith Richards, dove lui parlava delle canzoni preferite del suo maestro Chuck Berry, il suo idolo assoluto. Tanto che lui anche negli anni 70 dice: io ancora oggi vorrei suonare come Chuck Berry, quando aveva fatto dischi sicuramente ben superiori alla produzione berriana. Però lui, il suo obiettivo era: io vorrei suonare come Chuck Berry prima o poi. E infatti ha provato a toccargli la chitarra e Chuck Berry ha dato quel destro in faccia che l'ha tramortito. E allora io leggo questo articolo e c'era scritto che la sua canzone preferita di Berry era una certa Memphis Tennessee, che è una canzone Sì. che io, non avendola trovata sul disco e non avendo compreso ancora com'era la discografia dell'epoca, con appunto l'importanza dei singoli e tutto il resto, me la vado a sentire con le coordinate che mi aveva dato Keith Richards, che dice che secondo me quello è il testo rock più poetico che ho mai ascoltato e che ho anche letto a posteriori. Cioè, Memphis Tennessee, che è, diciamolo, un singolo del 59, che è il lato B di una certa Back in the USA, che io ho scoperto con gli MC5, sono andato a leggere di Chuck Berry, perfetto, torna tutto. Penso, sicuramente bellissimo, Back in the USA, un po' di maniera secondo me, ma comunque interessantissima, che anche quella ha dato il là a tantissime altre cose del rock. Memphis Tennessee è una canzone che poi, sono quelle canzoni che, se non comprendi l'inglese benissimo, ti fa venire comunque voglia di andare a leggere il testo. Dice: secondo me questa canzone racconta qualcosa. Parla di questo signore che telefonicamente chiede di dover rincontrare la sua donna, quindi dice che si è innamorato, è impazzito follemente d'amore per questa persona e non vede l'ora di rivederla, e chiede informazioni per poterla rincontrare. Benissimo. La genialità di Berry, che ha capito l'importanza della narrazione all'interno del rock, sta nel fatto che lui, gli ultimi 10 secondi, e lì c'è la commozione, e lì capisco che Richards, perché sicuramente si è messo a piangere, perché anch'io ho pianto come lui. Alla fine Chuck Berry, che forse in maniera anche autobiografica ci racconta questa sua storia, alla fine si scopre che questa donna in realtà è una bambina, perché dice che ha 6 anni alla fine. Quindi sarà la figlia? Sarà la sorellina? Quindi un testo che poteva essere d'amore, e che poteva essere l'ennesimo testo d'amore rispetto a una donna, e se, magari un po' più romantico, ecco. Lui lo ribalta, cioè del rivoluzionario secondo me in tutto ciò, lo ribalta alla fine, cioè tipo il colpo di scena è probabilmente sua figlia. Lì c'è una malinconia secondo me che il rock non aveva mai toccato sicuramente fino allora, essendo giovanissimo, e non ce n'era secondo me neanche l'intenzione. E raramente poi ho trovato un'emotività tale nel raccontare una storia, una canzone cantata così sottovoce. Per assurdo, forse, io ho fatto un collegamento forse un po' stupido, però me l'ha fatto venire in mente. Quel basso così pulsante e quel modo di narrare così mi ha ricordato i Velvet Underground del secondo disco con la seconda traccia, no? Che ci sta quella base sonora e una voce che racconta qualcosa. Sì, Col sì, basso sì, che sì. accompagna e la chitarra che ricama. L'epitome, secondo me, l'inizio, sta un po' lì. E questo, scusate, dovevo dirlo perché quasi nessuno la conosce, Memphis Tennessee, è un capolavoro assoluto, Che poi importantissimo. la bambina stava facendo arrivederci, lui lo dice, no, è carino, se no è vero quello che dice. Se ne parla da poco perché in effetti non è il rock and roll. È una malinconia molto particolare, sì, è vero. Che poi non è un caso che esca proprio alla fine, proprio al limite, no? Sì. Dell'era d'oro Il del canto rock del and roll. cigno, il canto del cigno. Perché poi Chuck Berry si stava rendendo conto che le cose stavano cambiando. Esatto, Perché poi dopo le rivoluzioni c'è sempre la restaurazione. Questa è una cosa che ritorna costantemente. Alla fine sì, degli anni 60. esatto. Alla fine degli anni 70 forse si è avvertita di meno, perché anche se per molti, vabbè, il post-punk era una restaurazione dopo il punk, ma non avevano capito un cazzo, perché poi era la vera rivoluzione quella. Io lo dirò fino alla morte, il punk non era la vera rivoluzione, vabbè, ma ci siamo già scannati. Ci Ne litigheremo una siamo puntata per il punk. già scannati l'altra volta, no? Vabbè, Possiamo le tue ragioni. dirlo che con Memphis Tennessee, Chuck Berry, rispetto al popolo che lo conosce, lo stima, lo adora e cerca di imitarlo, proprio come Canto del Cigno, Chuck Berry racconta su Memphis Tennessee di non essere un eroe, ma di essere innanzitutto una persona. Vorrei dire, ma lo Beh, sapeva questo Diana sì. No, no, però capite, a livello proprio di icona. Cioè, una persona che fino ad allora era l'idolo arrivato, la definizione del successo, e Chuck Berry ti dice a quegli adolescenti a cui aveva sempre parlato, e
tutti hanno i problemi. Eccolo qua, probabilmente il mio. Ok? E c'è l'uomo dietro alla sua arte e Guarda, dietro le sue canzoni. hai Bellissimo. trovato la canzone perfetta per chiudere la puntata, perché in realtà è la chiusura di Chuck Berry, quindi tutto quello che viene dopo viene, ma ormai la rivoluzione l'aveva fatta partire, come ha detto bene Francesco, la rivoluzione viene fermata, secondo me anche cercata, come avete detto bene, proprio fermata da un certo tipo di discografici che avevano visto che questa rivoluzione sta portando a qualcosa che poi in realtà Dio Ferola ha svegliato in questi a volte 13, anche 14 anni, nel 58-59, che si sono ritrovati poi 10 anni dopo, a 23 anni, a Fallippi. Cioè, è una generazione che in realtà, grazie al rock and roll, ha scoperto un certo tipo di liberazione, se ne sono accorti. I discografici hanno cercato per 2, 3, 4 anni, 59-62, di fermare questa rivoluzione musicale. Poi in realtà gli stessi discografici si sono resi conto che attraverso un certo tipo di pop potevi fermarla, ma non si sono resi conto che questo tipo di pop in realtà avrebbe poi a sua volta negli anni 60 portato alle idee. Cioè, pensiamo, a me i Beatles non piacciono tanto, però pensa appunto al nostro John Lennon fissato con Chuck Berry, Elvis e tutto il rock and roll, no? Cioè, non avevano capito, secondo me, i discografici, quanto era stata rivoluzionaria davvero l'impronta del rock and roll sui giovani, e credevano di spostarli molto tranquillamente un'altra volta su lidi tranquilli, e ce l'hanno fatta per poco, perché poi è arrivata gente a urlare Paint It Black un'altra volta, e quindi ce l'hanno fatta per poco, e anche i gruppi che erano più morbidi hanno capito, sono tornati, si sono fatti mangiare meno dalla produzione. Cioè, non ci dimentichiamo che dal 60, alla fine più o meno del rock and roll, diciamo, alla nascita del rock moderno, bah, chiamiamolo così, passano pochi anni, 3-4 anni e via ci siamo. Cioè, esce la roba dei Kings, arrivano Day and All the Night, arrivano i Rolling Stone. E quando arrivano i Rolling Stone, lì sono cazzi. Cioè, poi, chiaro, il discografico è più furbo del musicista. Il musicista suona, è felice, il discografico fa quello che vuole. In un certo senso tramuta i Rolling Stone anche loro in macchine da soldi. Questo abbiamo detto sempre. Però c'è, cioè, proprio ciclico questo cercare del potere di fermare una cosa che va contro il potere, come era il rock and roll, la voglia di che va contro un certo tipo di vita borghese. Poi la fanno diventare in realtà la borghesia il punto focale per il quale vendere, se no non ce la fai, e quindi diventare mondiale. Poi cercano, da questi borghesi che hanno, però ormai gli hanno instillato una fiamma, cercano di ammorbidirli e non ce l'hanno fatta. Ecco, la cosa grandiosa del rock and roll e di Chuck Berry è che è stato talmente grande che questi se la sono portato sempre dietro, non l'hanno lasciato lì come si può fare dopo, diciamo, poi dagli anni 80 in poi, che molti lasciano lì la canzoncina. C'è sempre stato, però proprio non l'hanno lasciata lì. Non è stata la canzone dell'estate, la canzone dell'anno, Maybelline, nonostante tutto questo, ha continuato ad arrivare a me. Cioè, è un ciclo continuo. Cioè, non, e probabilmente io non ho figli, ma ai miei nipoti l'ho fatta sentire, cioè, e lo farò sentire a chiunque Chuck Berry. Cioè, è una cosa che probabilmente non schianta. Cioè, quindi, per quello che poi se ne discuterà del punk in quel senso, cioè il rock and roll lì veramente ha raggiunto specialmente due o tre pezzi, e Johnny B. Goode, come avete detto, è la conclusione. Secondo me ha raggiunto proprio dei livelli talmente ampli a livello di coscienze, di apertura, non solo musicali, che ormai la rivoluzione del rock and roll era partita. Dove pensavi di tornare indietro? Dove pensavano di andare? Infatti hanno riprovato a fare un po' di gruppetti vocali, a fare un po' di quella, a fare un po' di quell'altro, e poi il gruppetto vocale, dopo 2 anni, si è rotto i coglioni di fare le canzoni gruppetto vocale. I Rolling Stone fanno rock and roll music come Chuck Berry, secondo me, l'avrebbe picchiati, però la fanno e la continuano a fare. Quindi a un certo punto, se voi sentite poi alcuni live dei Beatles, scusate, i Beatles fanno rock and roll music, se sentite dei live di rock and roll music, non è fatta come l'incisione, è suonata molto più alla Chuck Berry
lasciano stare a volte le armonie vocali per i quali sono tanto famosi. Cioè, in realtà si capisce che anche i Beatles stessi, entrati dentro un macchinario, poi ne volevano anche uscire. Cioè, è stato grandioso per questo. E chiaramente per me è tutto il rock and roll in quello. C'è Chuck Berry come tanti altri che hanno fatto della roba meravigliosa. Abbiamo parlato di Chuck Berry perché è l'essenza, cioè è la base. È l'essenza, è quello che quando fai il dolce ci metti quell'essenza lì e quel dolce sa di quello per forza. E con Chuck Berry che suonasse il Calypso, che suonasse l'Hawaiano, che suonasse il Messiano, che suonasse quello che voleva suonare era Chuck Chuck Berry. Berry, Non lo certo. confondevi mai. La Certo. cosa difficile dei gruppi moderni, dei gruppi poi a venire, incominciavano a confondersi un po' tutte perché le case discografiche continuavano a vendere sempre di più e inventavano sempre più gruppi, magari non inventati, ma ne buttavano sempre di più. Butta, 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 butta. E arrivava a un certo punto, chiaramente, il lavoro si è allargato e ne parleremo poi. Però, Allora, secondo me ragazzi. questi tre dischi vanno assolutamente presi, Certo, certo. anche perché, insomma, l'hanno fatti. Allora, scusa, allora, volevo dire che adesso la fase in cui parliamo dell'artista è terminata. Fra un minuto ci propinquiamo se qualcuno chiaramente deve andare perché ci siamo allungati parecchio, ma con molta gioia e forse in maniera imprescindibile, perché se non ci allunghiamo su Chuck Berry non lo potremmo fare su nessuno, cioè non servirebbe farlo con nessun altro praticamente, quindi è stato necessario. Adesso dalla chat leggiamo qualche domanda, chi è interessato, che vuole insomma chiedere qualcosa a uno di noi tre o a tutti e tre assieme, e insomma sbizzarrite, non ci chiedete che ne pensate, che ne pensiamo del vostro gruppo preferito, cerchiamo di rimanere un po' a tema perché se no insomma non ci chiedete che ne pensiamo della techno perché insomma sarebbe un pochettino fuori. Ma forse anche sì, perché magari chi ci ha ascoltato Chuck Berry non sapeva nemmeno che cazzo era. E quindi, Va sai, bene. farti le domande su Chuck Berry è dura. No, però insomma, riguardante, rimanendo un po' a tema, chiaramente, capito? Senza andare a parlare de che ne pensiamo di Beethoven, ecco, questo intendo. E premetto, no, premetto, insomma, ci tengo a precisare che Quanti anni? queste live sono rigorosamente per una mia scelta, insomma, da streamer molto, molto a favore delle persone che le guardano, totalmente senza pubblicità, affinché non ci siano interruzioni di 30, 45, 60 secondi durante la sua durata, perché tutti, secondo me, devono sentire tutto senza interruzioni, al di là del fatto che siano abbonati o no. Chiaramente ogni sub, ogni donazione così va a favore del progetto, quindi insomma, sentitevi liberi se il format vi piace, se vorreste vederlo appunto continuare. Sotto c'è il link per fare le tips e c'è anche il tasto per abbonarsi, chiaramente da Prime è gratuito, quindi se avete Amazon Prime scrivete punto esclamativo Prime nella chat e vi appariranno le istruzioni per collegare l'account Amazon Prime a Twitch e fare un abbonamento gratuito al canale, che è tutto molto ben gradito. E sentitevi liberi di farci, insomma, le domande che più preferite. Ci prendiamo qualche minuto. E anche se penso che siamo stati così esaustivi che. Tanto le domande non ce le fanno. E infatti, penso, infatti ho guardato e ho detto, forse siamo stati così esaustivi in queste, ma così, Hai parlato 2 ore di Chuck Berry. In queste striminzitissime 2 ore e mezzo, magari siamo stati abbastanza eloquenti e chiarificatori rispetto a certi argomenti. Ecco, quindi vediamo un attimino. E poi vado che c'ho sti tramezzini qua dietro che stanno a marci, devo mangiare 9 invece. Io se calcola che io sono entrato, ho messo il culo su questo divano, ho iniziato la live mentre caricavo un video, cioè sono entrato da lavorare, carica video, parla, stavo semi impazzendo per 15 secondi. Oh, c'è una domanda. Vai Samu, no, vai Samu, leggiamo la domanda di Samuele 968. Secondo voi quanti bianchi sono stati importanti nei primi anni del rock? Si può dire che all'inizio era musica nera oltre a Berry? Eh beh, voglia, ce ne sono Per tantissimi forza. di bianchi. Vabbè, ma basterebbe il solo Elvis, no? Poi alla fine io, per carità, musicalmente non lo metto sul piano di Chuck Berry, per me c'è un abisso proprio, perché poi Elvis aveva Scotty Moore e Billy Black, e scusate se è poco, e Certo. quindi musicalmente parlando era questo, però per quanto riguarda Elvis, l'immagine sicuramente conta nel rock and roll come conta nel rock, e cioè vedere alla televisione questo ragazzone belloccio, ex camionista, no? Che magari, che, no, anzi, senza magari, che fece impazzire tutte le ragazzine e anche le mamme delle ragazzine, aggiungerei,
Certamente fu la scintilla definitiva, però se devo scegliere i bianchi io metterei Carl Perkins, Jane Vincent, Jerry Lewis Jerry sicuramente. Lee Lewis e Jane Vincent. Sì, musicalmente parlando, attenzione perché io rispetto le icone, Johnny Pyatt. rispetto Elvis, però quando ascolto le Sun Session, per carità, mi danno elettricità, ma quando ascolto questi altri che ho citato, io ci sento proprio una potenza diversa. Per me c'è proprio una potenza diversa. Cioè, in Elvis c'è la mitologia che completa la musica, e negli altri no, negli altri arriva prima la musica e poi la mitologia. E questo è accaduto con tanti musicisti rock, dove a volte, cioè, la mitologia ha superato la musica. Secondo me bisogna tornare alla musica. Io sono appassionato, faccio questo per passione e quando scrivo a me interessa della musica. Che poi ci sia l'impatto ovviamente anche del contesto, ovviamente, no? Come quando i Beatles arrivarono in America e rivoluzionarono, per carità, tanto di cappello, mi alzo in piedi pure, però poi bisogna parlare della musica e bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. E quindi, tanto di cappello Elvis, ma gli altri che ho citato secondo me sono molto più importanti da un punto di vista musicale. E lo abbiamo visto, no? L'abbiamo visto poi nella storia del rock. Andatevi a vedere un po' le cover che hanno fatto negli anni 60 di rock and roll e vedrete che quelle di Elvis sono in numero molto inferiore. Certo. C'è R. Flood che ci chiede: Bo Diddley, padre degli Stooges? Secondo me Può sì, è quella essere, frangia lì, può gli essere. Stooges, Però quella Diddleiana. secondo me gli Stooges sono i padri di se stessi. Io un disco come quello degli Stooges, prima degli Stooges, non l'avevo mai sentito. C'è poco da dire, non l'ho mai sentita una cosa così. Ma Così, neanche cioè. dopo, ma neanche dopo gli Stooges. No, perché no, per gli Stooges comunque si sottovaluta un po' Fanhouse, si sottovaluta Raw Power, si sottovaluta. Gli Stooges si pensa sempre a Wanna Be Your Dog, certo, perché c'è quel piano con una nota che ti perfora il cranio, però questi, ripeto, cioè, passavano da pe pezzi psichedelici a pezzi heavy metal, a pezzi garage, a ballate, cioè, si sta parlando di gente che ha scritto Gimme Danger, boh, vabbè. Per me, cioè, gli Stooges sono padri di se stessi. Il rock and roll è una domanda un po' assurda, nel senso che è chiaro che Bo Diddley, ma anche Chuck Berry, cioè, se andavi a sentivi a Ron Asheton e gli chiedevi chi garbava, che vuoi che ti dicesse? Era un ragazzino quando c'era il rock and roll, cosa pensi l'abbia fatto imbracciare la chitarra a 13-14 anni? E il rock and roll di Chuck Berry e di tutti i chitarristi. Cioè, quello che dovete capire è che Chuck Berry ha inventato, come ho detto prima, il passo dell'oca e la chitarra si smuove e il girone intorno. Cioè, era proprio lo spettacolo della chitarra e quindi era difficilissimo che uno Stooges, sì, Bo Diddley quanto vuoi, ma tanto alla fine poi era Chuck con la chitarra per me. Poi ne E parleremo gli comunque di Bo Stooges, Diddley perché non si può andare il avanti senza suono di lui. degli Stooges, al di là di tutto, è quel fuzz, è quel rumore, è quel fastidio che dà proprio Ron Asheton e che danno anche nell'insieme tutti. Cioè, si sono trovati quattro. Guardatevi il bel documentario Gimme Danger di Jarmusch e capite questi pazzi che. Altri grandiosi, quando una volta la follia era premiata da un certo tipo, hanno venduto 3 dischi e mezzo all'epoca. Gli Stooges, pensiamo, sono tornati tutti a casina a dormire da mamma, cioè, fatto 3 dischi per tornare da mamma, e poi sciogliersi. Cioè, parliamoci bene: se non era per David Bowie, Iggy Pop probabilmente era un posto già morto di roba. Però il punto alla base è che è chiaro che gli Stooges sono ispirati da tutto il rock Guarda, c'è una domanda di and roll. È quello. Samuele, molto molto interessante, che secondo me Ah no, riguarda il io ho letto discorso. una sul discorso che rock and roll ha creato l'immagine che può aver portato all'immagine ormai degli anni 2000, no? Che rock and roll ha creato la star inarrivabile. No, ti stai sbagliando di grosso. Le star inarrivabili c'erano già ai tempi della musica classica. Non esiste. La star inarrivabile c'è sempre stata nella musica, e poi specialmente quella popolare. Se si pensa all'inarrivabile anche nel cinema, no. Perché comunque lo star system cinematografico, specialmente quello americano, era già vivo negli anni 20 e 30, quindi Certo, no. è chiaro. L'idea della star inarrivabile non deriva dal rock and roll, È Sinatra. non, perché lui diceva nell'immagine collettiva di tutto, non solo della musica, no, non arriva dal rock and roll l'immagine Già nel jazz della c'era, no? star inarrivabile, anzi, non ci dimentichiamo che Chuck Berry spesso nei programmi si buttava a suonare in mezzo alla gente che ballava, cosa che non faceva quasi mai nessuno e rimaneva sul suo palchetto.
se guardi l'esibizione di Chuck Berry, si buttava in terra, si sdraiava in mezzo alla gente, non era molto inarrivabile lui, eh. Cioè lui gli davi due pasticche e andavi a trombare, era arrivabilissimo. Inarrivabile era più Greta Garbo, ecco, al limite. O all'epoca era più inarrivabile Grace Kelly, ecco. C'è una domanda, scusa Fede, molto interessante di Samuele 968, che chiede: se la musica bella sta principalmente nell'underground di questi tempi, penso sia anche per la carenza di mitologia, non credete? E ho ripensato a un discorso che facevo con Francesco l'altro giorno, che forse oggi la mitologia sta più nella trap in America che nel rock. È vero. Però io mi tocco le palle su quella parola, che io la tratto proprio. No, c'è una scena americana di trap molto molto interessante, su cui Francesco sta veramente a spingere parecchio in questo periodo. Ho sentito anche quella di Detroit, sono andato a cercare, a sentire quella degli anni 90 dove è nata. È proprio un modo che trovo, come lui trova per il punk, che trovo interessante a livello di quello che vuol raccontare, ma musicalmente veramente, cioè, abbastanza scena. Come diceva Francesco, Lil Peep, oltre a essere forse la figura di punta della trap, probabilmente è già mito in quella scena, no? Beh, Claudio, Lil Peep è un mito. Il problema è che, allora, io questa cosa della trap, allora, te lo dice uno che 2 anni fa magari si guardava in giro e pensava che la trap fosse soltanto quella che passa la televisione, ma vabbè, questo noi ci passiamo tutti in questa fase. Poi è ovvio, uno le cose se le deve andare a cercare. L'ho provato, e se tu... non mi piace. No, vabbè, figura di Fede, ma io... Cioè, la trap è un suono che sicuramente è sintesi, l'horrorcore, tanta roba che veniva dagli anni 90, no, sicuramente, però ci sono dei musicisti in senso lato, ovviamente, questi non sono persone che si mettono a suonare la chitarra, è comunque secondo me uno dei pochi sound che coglie proprio lo spirito dei nostri tempi, cioè quelle voci effettate a me rompevano il cazzo, ti dico proprio la verità, però poi se ti metti ad ascoltare delle cose molto particolari tipo Playboi Carti, cioè Playboi Carti utilizza la voce in un modo molto surreale, cioè lì c'è tutto un lavoro molto 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 particolare, ripeto, quindi sì. Hai ragione, c'è chi sperimenta, questo non vuol dire che però arrivi a un buon risultato per me. No, ma aspetta Fede, ma no, io era per rispondere alla domanda sulla mitologia, che secondo me riguarda più altre scene rispetto a quella rock, intesa proprio rock. Io proprio, è una domanda, è come la domanda prima sul che era risposto, intendeva a livello sociale, io rispondo proprio a livello sociale, che faceva svenire ed era inarrivabile, era già Frank Sinatra, esatto, cosa c'entra esatto, rock esatto. And roll, cioè, in quel senso. Poi ci sono state le star del rock and roll, ma la star c'è sempre stata, inarrivabile socialmente, non è che ti potevi avvicinare a Frank Sinatra, te che eri il panettiere sotto asa, andavi a Las Vegas, voglio parlare con Frank Sinatra, sì, guarda, è lì che ti aspetta te, ma quando mai? E anzi, le donne svenivano quando arrivava Frank Sinatra, svengono ancora quando lo sentono alcune, quindi c'è, ripeto, chi fa questa domanda, sì, sul sociale il rock and roll non ha portato niente a livello di star, di come posso dire, creazioni delle star system, star system. Lo star system c'era già, hanno creato uno star system anche del rock and roll, è chiaro, ma c'era già, cioè, da sempre. Quindi. Allora, ragazzi, io sono... Salutiamo, se perché io non ce la faccio più. Io so proprio stramazzo sulla sedia, e che allora... Poi faremo una puntata tutta sulla trap dove io sto zitto e ascolto. E vai così laterale come prima, vai tutto così? No. Così per prende l'accendino. No, l'ascolto perché ne so poco, quello che ho ascoltato non mi piace, mi piace uno che invece ci va a fondo, sentiamo un po' quello che ha da dire lui, poi quando faremo anche una puntata su questo, cioè, perché allora, no? Partiamo con però saluti ascolto, rispetto alla chat, salutiamo chi ci ha seguito anch'io. Fino ad ora, chi è stato così coraggioso, che poi abbiamo la stessa media degli spettatori di quando abbiamo cominciato, quindi probabilmente le persone domani arriveranno tardi al lavoro per aver sentito i discorsi che abbiamo fatto. E ora... Anch'io arrivo tardi al lavoro. Esatto. Vabbè, però noi parlavamo, c'è anche chi ci ha aspettato, certo. Capito? Che ha sentito tutto probabilmente. Quindi facciamo i saluti, partite voi. Ciao a tutti, grazie ancora a Claudio per l'ospitalità e soprattutto un ringraziamento a Francesco per le sue illuminazioni critiche. Esagerato, vabbè. Grazie. Io parlo da musicista mediocre, da amante. Da te parli da uno. No, io parlo da appassionato, figurati. Io sono contento che con Federico, cioè con te e con Claudio siamo riusciti a fare questa cosa, perché sinceramente la sera ci siamo rotti il cazzo di stare lì su Facebook magari
quando non abbiamo nulla da fare a parlare di musica, cioè la musica va vissuta in questo modo. Quindi le persone che ci seguono e ci aiutano a crescere e che fanno crescere il canale di Claudio aiutano questi progetti. Bravo. Cioè, oggi leggevo un messaggio sotto la prima puntata su YouTube, c'era un tizio che ha scritto: vogliamo più video così. Ebbene, ragazzi, se volete più video così, dovete coinvolgere persone, dovete farli venire sul canale di Claudio, vi dovete iscrivere a Twitch, dovete interagire con noi. Perché se poi vi lamentate che in giro non c'è nulla, sul rock, non si parla di rock, non ci sono programmi sul rock, noi ci proviamo. Però ci dovete dare una mano, se no è inutile che poi vi andate a lamentare. Perché c'è gente che si lamenta, però poi non fa un cazzo. Noi ci stiamo provando. E c'è anche chi ci critica e noi siamo contenti e mandiamo un saluto soprattutto a chi ci critica, perché io credo che molte persone abbiano la voglia di fare certe cose, non hanno le palle, non hanno il coraggio, non lo so perché. Noi ci proviamo, facciano il loro programma e se vogliono venire, noi li riceviamo. Quello che diciamo non è la verità assoluta è un'altra cosa. Noi ci proviamo, abbiamo le nostre idee e le portiamo avanti. Come diceva qualcuno, la nostra semmai sarà una delle possibili storie del rock, una delle possibili, non l'unica. Questo è importantissimo perché molte persone pensano che, per esempio, la sociologia possa essere una scienza esatta, ma quando in realtà noi abbiamo detto tutto, abbiamo parlato di tutto tranne che di matematica. Quindi chi sarebbe per queste cose, secondo me, può tranquillamente venire sotto di me alla prossima live e ne parliamo assieme. Chiaramente il Ah, sotto è certo. simbolico, eh? Cioè parlo qui sotto. Ci posso Sei andare anch'io. sicuro Sì. che è simbolico? Claudio, sei sicuro che eri simbolico sul sotto là? Francesco, non scopriamo tutte le mie carte, ognuno scopra le sue, tu non venire a scoprire le mie. Comunque, ragazzi, allora, vi ringrazio tantissimo per l'appuntamento, insomma, di stasera, perché siamo andati lunghissimi, ma è perché eravamo molto appassionati rispetto all'argomento. E è molto bella questa pluralità delle opinioni, cioè il fatto che parlando di un disco ognuno dice la sua senza accavallamenti è fenomenale secondo me, è l'unico modo possibile di fare critica in qualche, diciamo, oggi, perché l'articolino che sta lì ormai non basta più a nessuno, l'opinione di una persona sola ormai non basta più a nessuno nell'era dell'internet. Quindi io vi ringrazio per essere stati qui con noi, ringrazio la chat che sono stati tantissimi, specialmente rispetto ai ritmi del mio canale. È sempre un onore stare qui, insomma, a fare quattro chiacchiere per voi, ma anche lo facciamo sia per noi che per voi. Forse più per noi lo facciamo. Vabbè. Io vi mando un abbraccione a tutti quanti e ci vediamo giovedì prossimo, regà. A meno che non diventa zona nera per qualche ragione che tocca stare tutti legati da qualche parte senza possibilità di movimento. E ci dovremmo rivedere giovedì prossimo, va bene? Federico già è tutto in nero stasera, Io sono Già è. d'accordo. Lui è previdente, si prepara, non si sa mai, è mica Non scemo ho altro che vestiti Federico. neri, non posso mettermi altri colori. Quindi, ragazzi, vi saluto e grazie Buonanotte. ancora, eh? Grazie ancora. Ciao. Ciao ciao.